Buongiorno a tutti quanti! Buongiorno, come state? Mettiamo la musichetta tranquilla di sottofondo. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Fatemi vedere che dovremmo forse anche oggi avere un ospite se ci raggiunge. Ciao a tutti, come state? Come state? Perdonatemi il ritardo, perdonatemi. Stavamo sistemando due o tre cose, ma stavamo anche lavorando per voi, ragazzi. Quindi io vi comunico ufficialmente che questa è una di quelle live dove voi potete aver giocato a Hogwarts Legacy, potete magari anche aver solo acquistato il gioco oggi. Se ci seguite, visto che stiamo giocando anche noi a Hogwarts Legacy, potete tranquillamente attivare i drop. Magari qualcuno sa già come funziona. Cosa funziona? Che ogni mezz'ora di visione di live vi beccate un oggettino gratuito a tema Hogwarts Legacy. Quindi, semplicissimo. Buonasera, buongiorno, buonasera. Quest'ora è sempre a cavallo tra tutto. A De Gallico. Oh, ma super salve anche ad Andrea, ovviamente. Tanto Andrea, tu ogni volta arrivi, ti rivedi l'inizio di Hogwarts Legacy, ti romperai i coglioni prima o poi. Cioè, non c'è una soluzione dove tu vinci in questa cosa. Tanto, ragazzi, io faccio così schifo che, siccome in questi giorni sono stato incasinatissimo, non sono ancora riuscito a ottenere i drop di Hogwarts Legacy. Ah, sta aspettando una patch, onesto. E siccome non li ho attivati neanche io, sono con un secondo computer che mi autoguardo per prendere i drop. Cioè, ragazzi, sono proprio... la fantascienza. Come state nel frattempo? Tutto bene? Tutto bene? Come sta andando questo inizio di fine settimana? Possiamo chiamarlo così? Mamma mia, come sto? Tra l'altro, esatto, non ho ancora giocato a Hogwarts Legacy, ma ho come la sensazione che sia molto meglio il gioco dei film. Ah, onesto, De Gallico, super onesta come affermazione. Allora, calcola che a me il primo Animali Fantastici era piaciuto. Ci avevo trovato un po' di quella magia da Harry Potter, nelle musiche mi era piaciuto, cioè... Era un buon film, mi piaceva poi la storia d'amore che era stata messa dentro. Non me ne lamentai, ecco, diciamo. Discorso molto diverso, invece, per quanto riguarda il secondo Animali Fantastici, che trovo di una bruttezza veramente rara, e con il terzo Animali Fantastici, che fissa un pochino la bruttezza del 2, però, in verità, non fa altro che pulire un pochettino quella merda che era il secondo Animali Fantastici. No, non è andata bene. Io sono convinto che questo gioco incasserà più dei tre Animali Fantastici probabilmente messi insieme, quindi sono abbastanza certo di questo, abbastanza certo. Tanto molto bello perché io ora nell'altro computer sto vedendo ovviamente la live e sto vedendo la pubblicità di Hogwarts Legacy, quindi c'è proprio, ragazzi, una roba super super intrippante. Il primo era interessante, sono pienamente d'accordo, come sono d'accordo con i sequel, sono confusionari e sembrano scritti in corso d'opera. Cazzo, agente Cooper, sì! Tantissimo. Mi fa molto piacere che sia un pensiero comune questa cosa qui. Così comune che io vi ricordo dovevano essere 5 i film e mi parrebbe che però ci si fermi a 3. Bene così, male così? Dipende. Io sono sempre per tentare di far qualcosa di buono. Se non si riesce a far qualcosa di buono, ragazzi, basta. Facciamo altro oppure cambiamo completamente. Ora, spoiler di inizio gioco, ragazzi, visto che lo cominciamo, quindi non vi beccate neanche dei veri e propri spoiler di trama. Hogwarts Legacy è ambientato nel 1890, ok? Se non ricordo male, nel 1890 credo che Silente fosse tipo al primo anno di Accademia, ok? Quindi, prendendo così tanto le distanze, bene, puoi inventare di più, puoi permetterti di più. E a quel punto lì non è un problema, non è un fastidio, è una cosa molto sensata per me. Una cosa veramente molto sensata. Stesso problema che ha avuto Star Wars, non c'era un'idea completa alla base. Giusto, agente Cooper, giusto? Sto aspettando che il computer mi finisca un lavoro e intanto sono qui. Ma mi fa molto piacere, grazie mille Andrea. Quindi non è una patch di Hogwarts Legacy, ho sentito che su PC è traballante. Traballante, quindi. Fammi sapere che se ci stai giocando, mi sembrava di sì. Allora, fatemi vedere, perché adesso cominciamo subito a giocare. Salvo colpi di scena, dovremmo anche ricevere una visita. Dopo, però, non vi do garanzie perché ovviamente le persone sono molto impegnate. Mica come me, che non c'ho un cazzo da fare in questo momento. Non è vero. Avevo veramente voglia di fare questa live, anche perché sto
Suddividendo le mie varie lezioni all'Accademia di Hogwarts, la mia main è stata fatta con Grifondoro, perché vi ricordo che Hogwarts Legacy si collega direttamente al vostro account di Wizarding World. Quindi, se avete fatto come si può dire, il test all'epoca della casata e della bacchetta, vi trasporta sia casata che bacchetta. Ma potete anche ovviamente decidere di rifiutare questa selezione e farne una vostra personalizzata. Quindi la mia main era Grifondoro. Nel canale, quello dello studio mio, Watari Studio, dal quale avete visto qui sopra è arrivata la recensione di Hogwarts Legacy scritta su Bad Taste. Ve l'ho lasciata qui perché dovrei richiedere un codice, quindi ho fatto prima ad accedere col mio account direttamente. Però nell'account di Watari Studio abbiamo cominciato a giocare insieme con Corvo Nero e ovviamente qui invece ci faremo Tasso Rosso. È giusto così. È giusto così. È vero, è molto traballante. Sai se è già uscita la patch day one? Allora, mi pare di aver capito di sì. Fammi fare un check eventualmente, Andrea. Però sono. Cioè, mi pareva di aver visto già di sì. Fatemi vedere. Fatemi vedere. Patch day one. No, mi sa, sai che ancora no, invece. Ancora no. Vediamo le ore. No, ancora no. No, niente, sai. No, niente, non ancora, Andrea. Ero convinto di sì, aver letto che ce la si faceva. Però no, no, no. No, no. No, ma giuro che arriva in giornata. Cioè, sapevo che arrivava oggi. Tra l'altro, ragazzi, ora non si può assolutamente dire di più, ma in questi ultimi giorni siamo stati a un press tour molto interessante, del quale vi parleremo prossimamente. Non si può ovviamente dire cosa per chi, dove, quando, come, ma c'è qualcosa di interessante che potremmo discutere, diciamo, nelle prossime settimane. Noi tutti ci siamo tutti cazzati, chiaro, chiaro. Basta andare su Twitter o sulla pagina di Steam. Lo capisco, lo capisco. Dispiace sempre. Però Andrea è un po' l'ennesima conferma, cioè un tempo si poteva veramente dire PC Master Race ed effettivamente, ve lo dico da giocatore console, è ancora oggi la piattaforma dove poter giocare più titoli nel miglior modo possibile. Su questo non c'è dubbio. Però ormai, cioè, se non è un titolo che esce veramente pensato su PC, si è bistrattati se si è giocatori PC. I giochi arrivano dopo, arrivano con dei problemi, sono tarati al ribasso per star dietro alle console. Non lo so, non lo so, no, non la vedo una bella vita quella dei giocatori PC. Cioè, in parte sì, ma in parte la trovo complessa, ecco, è complessa, è complessa. Non è semplice da discuterne. Va bene. Direi che sono le 16:13, noi possiamo cominciare ad andare un pochettino a Hogwarts. Ragazzi, io ve lo dico, siccome ho già testato sul canale dello studio mio che ci si potrebbe perdere un sacco di tempo per fare anche solo la creazione del personaggio, ho un pochino bypassato il problema, nel senso che ho già creato il personaggio. Ovviamente, se qualcuno ha da ridire, lo cambiamo, però basta che io prema A o X e si comincia a giocare. Così abbiamo ottimizzato un po'. E riusciamo ad andare un pochettino più avanti perché mi piacerebbe farvi vedere anche altre cose, ovviamente al di là del creazione del personaggio, scegliamoci un nome, come lo chiamiamo, no, ma i capelli così non piacciono, bla 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 bla. Ho fatto una sorta di set iniziale del personaggio e vediamo. Insomma, se avete delle rimostranze possiamo ovviamente tamponare, però in linea di massima dovrebbe andare bene. Quindi, cosa famo? Cosa famo? Famo che. Bisturi lucente. Vado qui e blocco intanto la soundtrack lo-fi, che per quanto bella non è la nostra tazza di tè in questo momento. E direi che andiamo in zona gaming. 1, 2, 3, opla. Ed eccoci qui. Direttamente su Hogwarts Legacy. Abbassiamo un pochettino l'audio di gioco, se altrimenti vi esplodono giustamente le orecchie e voi vi arrabbiate con me. Vi seguo dalla chat qui secondaria. E allora, abbiamo fatto un personaggio un pochettino diverso dagli altri due che avevo creato per il gioco. Come vedete, ha un taglio più saccente questa volta. Gli abbiamo messo il capello riccio, che capello riccio poteva essere interessante.
Bravo! Oh, ma cazzo, ma gente Cooper, ma mi becchi proprio le citazioni? Ho pensato proprio a Miles Morales per i capelli, quantomeno. Quindi, sì, bravissimo. Ovviamente, abbiamo già settato tutto, eh? Giochiamo a difficoltà difficile, perché io continuo a dirlo, ragazzi. Hogwarts Legacy è un gioco bellissimo perché è accessibile per tutti. Ok? Io ho cominciato la prima run, quella con la quale ho scritto la recensione, a difficoltà normale. A difficoltà normale il gioco è tarato al ribasso, ve lo dico. Se siete giocatori di titoli action, probabilmente switcherete molto rapidamente a quella superiore, perché alla quinta battaglia, che non vi tocca nemmeno un pochino il livello di sfida, visto che è anche divertente da giocare, lo volete. Quindi, super consigliato la modalità difficile per coloro che sono un po' più avvezzi ai giochi multigiocatore, ai giochi action. Se invece proprio non è la vostra tazza di tè, se avete comprato PlayStation 5, Xbox o PC solo per giocare a Hogwarts Legacy, forse la difficoltà facile e ancora di più quella storia potrebbero fare per voi. Però vi giuro che è un gioco tarato davvero al ribasso come difficoltà. Ok? Nome del personaggio, abbiamo deciso di chiamarlo Andrei Gustaccio. Andrei perché ovviamente in onore dei nostri sempre amatissimi Andrea, Berni e Andreo, e Andreo, sì, e Andrea Bedeschi, quindi gli Andrei, per questo plurale così russo in questo momento, ma molto molto che sembra un nome vero, e Gustaccio per ovvi motivi, perché siamo su Bad Taste, e cosa c'è di più Gustaccio come nome per adattare Bad Taste? È così bello. E ve lo spiego se vi serve. La madre di Andrei Gustaccio, ovviamente, proviene dalla Russia, donna amatissima nella sua cittadina, mentre il padre, Antonio Gustaccio, viene da probabilmente zona di Genova. Non si è ben saputo perché è morto in giovane età, dopo aver dato vita appunto ad Andrei. Quindi, insomma, è questo nostro personaggio che Andrei Gustaccio mi piace assolutamente molto. Oh, Guido! Ciao Guido! Il mio si chiama Gustavo La Fava. Forse è parente? Forse è un discendente? Cioè, noi abbiamo Gustavo La Fava, che a quanto pare non deve essere piaciuta così tanto, e quindi Andrei Gustaccio. Potremmo anche provare a unire le nostre casate per trasformare i nostri eredi in tipo Gianfranchino Gustaccio La Fava. Bellissimo. Vedi? Possiamo imparentarli, Guido? Cioè, secondo me, combiniamo un matrimonio, Guido. Li facciamo accoppiare come gli animali all'interno della serra di animali fantastici di Hogwarts Legacy. Potrebbe venire carino. Potrebbe venire carino. E il problema è il parto. È l'opposto di Giacomo su Aldo Giovanni Giacomo. Il problema è l'accoppiamento. Io sono finito spermo con lui. Ah, rifresco di associazione. Va bene, agente Cooper, bellissimo. Magari basta la patch day one. È comunque una situazione ciclica. Primi anni di next gen, scarsa ottimizzazione PC. Poi andando avanti, la situazione si ribalta. Sì, più o meno. È successa la stessa cosa con la scorsa generazione. Vedi Arkham Knight, uscito una merda. Invece Asylum e City perfetti a fine generazione. Però non è un ragionamento sensatissimo, Andrea. Nel senso, Arkham Knight è il terzo della trilogia. Se tu mi parli degli altri due quando sono usciti in versione remastered, come fai a sbagliare l'ottimizzazione di una remastered? È molto più semplice. 360. Ah, ok, va bene, va bene. Oh, grazie mille, Uzumeggi. Bellissimo. Naruto, Uzumeggi, lo leggevo anch'io un sacco il manga. Grazie mille per averci seguito, grazie mille per averci seguito. Va bene. Ah, vi ricordo tutti quanti coloro che state arrivando adesso che se avete i drop attivi vi beccate le cose extra, ok? Quindi ogni mezz'ora vi beccate un qualcosina in più. Gli occhiali, cappello, guanti e vestito, mi sembra. Ve lo dico perché lo sto facendo anch'io, scroccando assolutamente questa live per mio bene. Cioè, veramente, cioè, si può essere più opportunisti. Che brutta persona sono. Cioè, che porto il gioco in live con Bed per poi giocare, guardarlo con il mio account e guadagnarmi i drop. Cioè, veramente uomo di merda. Per il mantello invece dovete guardare Avalanche di notte. È vera questa cosa qui, Guido? Devo guardare Avalanche di notte? Guarderemo Avalanche di notte. Ostia, ma sei sicuro di sta roba? Paolo l'ha preso, non credo abbia guardato Avalanche. Lo so, va bene. Buono per la dritta. Ah, va bene. Non dirmi un cazzo, assolutamente devo mettermici stasera. Io però, Hogwarts Legacy, aspetta un po', ho ancora Ragnarok e Horizon da giocare. Quindi, in verità, agente Cooper, c'è quelle 70-80 ore
e anche di gioco puoi aspettare. Sì, l'ho già preso. Ah, va bene, a posto. A posto, a posto, a posto. Bellissimo, bellissimo. Va bene. Nel frattempo io direi che sono qui ovviamente per chiacchierare e tutto quanto, ma facciamo partire l'avventura. Facciamo partire... Non me lo dire. Lo so, no, no. Ragnarok io l'ho platinato in 43 ore. E... No, invece Forbidden West in 60... No, Siamo già pronti per 78. partire. Quindi... Peccato che Lascia non fa. ci sia stato altro tempo per lanciare incantesimi. Spero ti sia allenato con quelli che ti ho Vi ricordo, consigliato dopo per vi spammo salire. anche il link che sul Non ho mai sito visto Bethesda, nessuno ovviamente potete abituare trovare anche uno un'unità speciale alla dedicato ai bacchetta professori in seconda mano. di Quando Hogwarts. avrai la tua, non Perché sarai giocavi in indietro. normale. Grazie, professor Fig. Il suo aiuto prima dell'inizio dell'anno è stato A livello di doppiaggio il gioco è così così, nel senso alcuni utile. personaggi molto buoni, Oh, altri un Eleazar. po' così così. George. Per George! fortuna la mia descrizione criptica non ti ha scoraggiato dal cercarci. Mi sono materializzato in destinazioni Onesto. più vaghe di questa. Però ho commesso un piccolo errore di calcolo al primo tentativo. Il pubblico di un certo teatro si è spaventato molto. Non Va ci bene. crediamo da troppo. Quando è arrivato il tuo gufo, ho pensato, meglio non parlarne qui, Così, Eleazar. così perché alcuni ragazzi hanno due o Grazie. tre doppiatori diversi a caso. Mi Ho spiace notato che ti svegliassi tantissimo così quella presto. cosa, Guido. Ci attendono un Tantissimo. banchetto e una cerimonia di smistamento. No, Ottima ma idea! anche Almeno che al Fig tuo così buon così in gusto non doppiaggio, eh. dispiaccia la mia È vero, presenza. è vero, è vero. Ci ho Ma fatto figurati, super caso, figurati. Guido, super caso. Comunque, Luca, visto che il Dove platino sei? si fa Dove con tutte le sei? case, a te fa Cosa comodo fare queste aspetti di live? vedere quella massa Andream, di non orchi? svelare i miei trucchi. Non svelare i miei trucchi, Andrea, non si fa. Non si fa. Perché devi venire a distruggere questa cosa che la gente pensa, guarda quanto gli è piaciuto, che lo ricomincia tante volte. No, non si fa. Non si fa. Devo delegare a Paola il serpeverde perché 4 volte fino alla stanza delle mappe, ma vaffanculo. Devo vedere se c'ho voglia. Aveva anche ripreso The Witcher Next Gen, uguale, sì, ma quello lo metto in stand-by. Tanto ho tipo 220 ore sulla versione. Eh sì, dai, agente Cooper. Pausina, pausina, allora. Ah, intanto vedo i ragazzi che scrivono. Bene, bene, bene. Io continuo a dire, ragazzi, ma che bravi sono stati quelli di Avalanche. Cioè, il gioco non è che non è perfetto. È perfetto per gli amanti di Harry Potter, ovviamente. Ha delle limitazioni, ovviamente, per tutto il resto, ma rimane un ottimo, ottimo gioco. E... Però, ragazzi, ricordiamoci che gli sviluppatori hanno fatto Disney Che Infinity, fortuna eh. ti ho incontrato prima della partenza. Giusto in tempo. Just in time. E chi sarebbe il tuo compagno di viaggio? Un nuovo arrivo. A scuola? Sì, inizierò la scuola dal quinto Ha anno. svolto il suo compito, Straordinario. esatto. E Andrea, il Indubbiamente suo compito era fare l'avrebbero tutti 1,2 considerato una milioni missione a Hogwarts su così Twitch. alta. Madonna, E ragazzi. nemmeno io. 1,2 milioni Gli studenti del di quinto persone anno su Twitch. affidano le loro abilità da anni. Il preside mi ha chiesto di mettere in pari questo nuovo arrivo prima del trimestre. Beh, non potevi avere un mentore migliore. Fig Sono non è d'accordo. solamente un ottimo Sono d'accordo, insegnante, Andrea. ma è Neanche anche un secondo me se maestro l'aspettavano loro. estremamente intuitivo e molto dotato. Il signor Osric è un adulatore nato, il che in parte spiega la sua brillante carriera al ministero. Hai letto questo? Haha. Sì, l'ho letto. Non tutti concordano sulla pericolosità di Ranrock. Devo ancora convincere i miei colleghi al ministero, ma sono convinto che si tratti di una minaccia molto grave. Ed è stata tua moglie, Eleazar, Ah, è carina che sta mi roba, ha sì. avvisato su di lui mesi fa. Miriam, Torna spesso la questione della ancora? moglie. Mi ha Il scritto di secondo, Ranrock il prima gioco di secondo me morire. è molto basic, nel senso che è un Si action chiedeva se mediocre che viene esistesse però elevato al mondo in cui un'esistenza si svolge della cura alternativa. della direzione artistica. Allora, sì, nel Prima di più o meno, prendere nel senso spunto, che non è dovevi molto capire basic questo. e mediocre, nel Poi senso che è non un ho po' di più. cambiato È un nient'altro. buon gioco, è un buon gioco action, L'adattato con una sviluppo, buona gestione secondo me di alcuni ma puzzle senza ambientali un'arma. e un buon combat Solo le system sottilissime che adatta il free strutture. flow combat di Batman in modo intelligente alla distanza. Probabilmente da lì. Non è un gioco Posso spettacolare. capirlo.
Ah, no, no, cioè, certo, ti passano un po', infatti, quelle cose, gente Cooper. Una volta che lo giochi, ti rendi conto che il gioco è proprio divertente. Ok, io ero scettico, cioè, te lo dico io che fino a quando non l'ho giocato ho detto, ecco, adesso vediamo e sarà esattamente come me l'hai descritto tu, ma proprio uguale. Però poi ho detto, cazzo, però il combat system è bello, o però la varietà delle missioni è divertente, o però, morale della favola, ho fatto 40 ore in tipo 3 giorni per la recensione, ma perché mi stava prendendo così tanto, che dopo praticamente, veramente 30 ore, stavo ancora imparando nuove cose ed ero gasatissimo. Che bello che è sta scena. Oh, e anche questa cosa qui, quanto è bella. Il fatto che lui ha vissuto un momento traumatico come la morte del tipo che è sgagnato via dal drago, e questo gli permette di vedere i Testral. Ma che bella chicca è! Ma bravi! Ma bravi! C'è proprio una cura pazzesca da quel punto di vista. Perdonatemi se ogni tanto guardo magari il telefono, perché non vorrei mai che l'ospite si palesasse e dopo mi dicesse non hai guardato il telefono. E allora, c'ha ragione. Va tutto bene? Sei ferito? Ah, ok, qui si imparano lentamente le meccaniche. In basso a destra potete vedere la fialetta verde. Ora, con la semplice pressione del tasto giù, ecco, posso bere la pozione e guarire. Quindi, opla, drink, drink. Bellina sta cosa. Guariti. Cosa è successo? Povero George. Non ci credo che... Che diavolo gli è preso a quell'affare? Attaccare una carrozza in volo. Un drago normale non lo... Professore. Signori. Dove siamo? E ora vedete, per guardarsi attorno, vi dicono guardatevi attorno e noi ci guardiamo attorno. Un oggetto magico che porta chi lo tocca in un posto specifico. Oh, ci alziamo, siamo noi che ci muoviamo. Madonna, hai ragione Guido, il DualSense ottimamente integrato. Lo dicevo anche l'altro giorno in live. È uno dei giochi che di più ultimamente mi ha dato feeling bello. E che se mi dovessi chiedere, ma me lo gioco su PlayStation o me lo gioco su Xbox? Probabilmente per questa volta, per il DualSense, ti direi giocalo su PlayStation. Come faccio sempre notare io, ci sono 5 modalità grafiche. Fedeltà, ovviamente, che fa parte di quella che viene di solito chiamata qualità. Qualità con ray tracing, ok? Performance, che va a dare più valore agli FPS. Balanced, che è un buon mix tra i due, e quella ad alta frequenza per chi vuole un frame rate ancora più veloce. Vi comunico però che le prime 3 voi le vedete di base su qualsiasi televisore. Queste 2 extra le vedete solo se avete un televisore un po' più aggiornato, ok? Ora, lui mi ha tenuto traccia ovviamente anche di queste 2, perché quando lo gioco io sul 60 pollici 4K che uso io è ovviamente compatibile con questo. Paola, che ad esempio ha giocato Serpe Verde sul televisore più piccolo, più vecchio, non le ha queste 2 modalità di gioco. Vi dirò di più. Rimanendo in Balanced, ma visto che lo stiamo giocando da uno schermo Mac e visto che lo stiamo streamando direttamente con un Elgato, non è più veramente Balanced, è rimasta solamente la definizione, il termine Balanced. Quindi ci spostiamo molto rapidamente su Performance, quindi avete visto adesso magari lo scattino che passa per l'Elgato e ora ne avrà guadagnato. Ora, perché altrimenti l'altro sera l'abbiamo provato, scatta tantissimo. Queste sono le cose che fanno la differenza ovviamente per un fan come posso esserlo anch'io, tipo il Santo Graal. Vedi? Però è che ti devo prima che le meccaniche non sono molto classiche, sì. Però posso chiederti una cosa, gente Cooper. Quando è l'ultima volta che ti è capitato di giocare a un gioco? È vero. Quando è che ti è capitato di giocare a un gioco e hai detto, cazzo, ma che belle meccaniche nuove. Soprattutto in un titolo AAA dove la paura di investire è tantissima. Che bello, guardate che scorci che c'ha. Di una bellezza queste cose spaziale. Vive 60 fps sempre. Se avete un buon televisore, Balanced è chiaramente la modalità grafica migliore. Perché tiene buono il 4K. Hai ragione. E infatti la cosa che a me piace un sacco è che Death Stranding, io continuo a dirlo, è un indie con i soldoni, no?
Però non è così scontato. Infatti Death Stranding a molti non è piaciuto, gente Cooper, perché? Perché non è un gioco classico, mica spari agli altri. E allora vedi che hanno ragione i Call of Duty ogni tanto, vedi che hanno ragione i GTA, perché quello vende. Quello vende. Ragazzi, potremmo fare mille discussioni su giochi, eccetera. Allora, da un lato capisco la paura di trovare le cose nuove e quindi che ci siano i giochi classiconi all'Assassin's Creed o alla Hogwarts Legacy, guarda, ben venga. Però se si è videogiocatori e si vuole esplorare tutto, bisogna tuffarsi nel mondo indie, perché nel mondo indie c'è la possibilità di esplorare. Io continuo a dire, se vi piacciono le storie, se vi piace il cinema, non giocare ai giochi di Sam Barlow è ormai un delitto. Giocatevi Art Story, giocatevi Telling Lies, giocatevi Immortality, così scoprite effettivamente quanto la narrativa nei videogiochi può essere interessante. Vabbè, non vi voglio ammorbare, ragazzi, scusate. Ma bravissimo, gente Cooper, Outer Worlds, vedi? Quello è un gioco innovativo. Però purtroppo non paga quello. Magari vende bene, magari c'è una bella nicchia, magari piace a tanti, ma quando si parla di fare i numeri che ha fatto Hogwarts Legacy, non lo fanno quei giochi lì. Una magia perduta, signore. Miriam voleva capire come mai una magia così potente fosse scomparsa. Scusate, stiamo parlando sopra il professor Fig. Non è carino. Ma la magia è come ogni altro potere, ciò che conta davvero è chi sia a controllarlo. Madonna, il doppiaggio tolto è bruttarello, Ah, ok, adesso abbiamo questa gigantesca... Esatto, tipo similastra di ghiaccio e noi dobbiamo usare la magia. Volevano bloccare questa strada. Mostrami il risultato del tuo lavoro con la bacchetta. Mira al centro. Ma non serve, pim pum pam pim. Guarda qua che bello. Vi faccio notare una cosa a livello di mira che mi fa sempre impazzire. Vabbè, un tutorial direi anche basta. E guardate lì, vedete che il vasetto adesso è illuminato con un leggero bordo bianco? Quella è una sorta di target di lock-on momentaneo inserito dagli sviluppatori. È una cosa comodissima, perché vedete? Io lo colpisco al volo. Ogni volta che vedo qualcosa che ha quel alone lì, posso mirarlo. E quindi con una rapida pressione del tasto, che tra l'altro è molto bello, come diceva anche Guido, l'effetto che vi dà sul feedback aptico del DualSense, e riuscite a fare il colpo. È veramente appagante. Cioè, è proprio appagante nella sensazione. Guardate, potete fare veramente le acrobazie più assurde con il niente. Veramente un buon gioco da quel punto di vista. Oh, ma cos'era quel saltino? Mamma mia. Schiantesimi a pioggia proprio. Ok. Sentite purtroppo intanto il doppiaggio. Non c'è. Olè. Ora... No, lui va di là, se non ricordo male, da questa parte c'è un collezionabile. C'è uno scrigno, eccolo qua, da poter aprire. Opla là. Patapim, patapam. All'inizio qua non si trova niente. Poi ogni tanto le cose da rompere sono utili, perché dentro si trovano soldi, si trovano magari oggetti, quindi magari in un secondo momento quello uno ci fa caso. Guardate che robina. Oh, grazie mille per il follow, Kija. Grazie. Certo che puoi dire qualcosa, ma di assolutamente, senza chiedere. Assolutamente. Se hai dei dubbi, se hai degli interventi, falli pure, chiacchieriamone, mi fa solo che piacere. Pem! 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 Aspetta che mi tolgo, perché è arrivato il primo drop. Non so se anche a voi, ragazzi, a me è arrivato il primo drop. Perché costruire una cosa del genere qui? Oh, ma veramente? Complimentoni. Complimentoni. È poco inerente al tema Harry Potter, ma a meno che amore sadico non parli di Harry Potter. A questo punto sono curioso. Ma
grazie mille, me lo segno sicuramente post live, vado a darci un ascolto, grazie mille. E infatti volevo dirlo anch'io, Guido, volevo dirlo anch'io che parlavo di Draco d'Ermione. Bravo. Bravo, bravo. Azzardata anche la seconda ipotesi, mi piace, va bene. Professore, questa statua. Forse questa era casa sua. Sì, ma stai calmo. Pim pum pam. O dissidente in Grindelwald. Questa è spaventosamente vera. Oh, periglio, periglio. Buonasera. Oh, tra l'altro, ragazzi, da oggi mi pare di aver visto che Gatto con gli stivali 2 c'è da acquistare in streaming. In streaming a pagamento, cioè per vie legali, ovviamente. L'ho comprato su Apple TV a 13 euro la versione in 4K. Perché, grazie, il Blu-ray in 4K non esiste. Cioè, esiste a 16 euro il Blu-ray normale e non esiste il 4K. Ma e allora? E allora? E allora? Le merde non fanno le steelbook. Esatto, l'avrei preso la steelbook. Guarda Guido, ti dico di più. Avrei preso la versione 4K in ogni caso. E non esiste. Non esiste una versione Blu-ray 4K. E allora l'ho presa digital a 3 euro in meno della normale. No ragazzi, parla solo di amore che vuole funzionare a ogni costo ma non può. Comunque sono fan di fan nel senso proprio di divertimento in questo caso di Harry. Va bene, va bene, va bene. Grazie mille, guarda, ti giuro vado ad ascoltarla dopo. Ti lascio anche il like, assolutamente. Assolutamente. Un super in bocca al lupo, spero che vada alla grande intanto, ovviamente. Che cosa stai dicendo, Guido? L'artbook quale? Ah! Scusami, ho fatto il match sbagliato. Per, di ovviamente, Gatto con gli stivali 2. Guarda, sì, non ho neanche visto che c'era. Buono che me l'hai detto. No, io ho preso quello di Hogwarts Legacy, che mi arriva settimana prossima. Oh, figurati, ci mancherebbe. Tanto guarda che bello che è anche il design, che ovviamente riprende quello dei film, perché c'è una buona ricerca stilistica sulle opere cinematografiche, in questo caso di Harry. Che belle le musiche, che belle che sono. Benvenuti alla Gringot, la banca dei maghi. Camera blindata 12, immagino. Così, a sentimento. La chiave? La chiave di sua moglie. Oh, sì, ma certo. Da questa parte. Tra l'altro, secondo me è chiaro come Hogwarts Legacy dovesse essere anche un gioco molto più grande, molto più completo, no? Ci sono alcune zone dei villaggi che si possono esplorare poi, che sono un po' vuote. C'è un sistema di karma che, come in Ghost of Tsushima, non è stato chiaramente inserito. Insomma, ci sono delle cosine che spero si giochino molto bene sul 2 e che comunque non è che danneggiano l'intrattenimento, ma che sicuramente fanno capire che hanno fatto quello che potevano, hanno fatto quello che potevano. Ma ciao, buondì Venom. Cioè, dunque ho iniziato a giocare l'8. Ho giocato solo le prime 3 orette perché lo devo giocare con la mia ragazza, anche se la curiosità è veramente tantissima. È una lettera d'amore ai fan. Davvero sta scena iniziale della Gringotta è spettacolare. Una cosa da dire, purtroppo su PC la performance è molto traballante. Io con una 3060 tutto ultra ray tracing da dentro. Oh madonna, off. Ah, ray tracing off. Dentro il castello posso andare a 130 fps come a 45. Droppa proprio a caso, ma veramente, Venom? Veramente? È un po' tanto? Però, allora, oggi ne parlavo anche con Andrea prima. E ottimizzano, ottimizzano. In teoria, entro stasera dovrebbe arrivare la patch su PC, quindi. Guardate che bellina sta roba. Tra l'altro ragazzi, voi che magari siete venuti sul mio canale a vedere quando giocavamo a Harry Potter per PlayStation 1, questo su Harry Potter PlayStation 1 era un minigioco bellissimo, bellissimo. Traumatizzante, ma bellissimo. Camera numero
Donna, che violenza. Camera 12. Ah, che giornata. Sì, veramente, poi ho G5, quindi non ho tearing. Bene, 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 si notano meno i drop frame. Ah, perfetto, perfetto, perfetto. No, però capisco un pochino la questione, nel senso... ne parlavamo, guarda, ti giuro, prima con Andrea, del fatto che è un po' un peccato che PC venga un po' bistrattato quando escono questi giochi. Perché tanto li ottimizzano su console, poi arrivano le migliorie su PC. Va bene, va bene. Professore, il bracciale della guardia emetteva un bagliore. Come il contenitore della passaporta. No, più scuro. E ho visto uno uguale sul collare del drago. Che cosa dite? Ci stavamo chiedendo chi fosse il Goblin. Non si fa gli affari suoi. Svegliare la parte più antica della banca. Ecco. Ormai non ci va quasi più nessuno. Bello. A livello scenico rimane un'opera d'arte comunque. Cioè, hanno fatto un lavoro veramente sensazionale di design, di ricerca, proprio per gli appassionati. E io ve l'ho già detto e lo ripeto, ragazzi, hanno fatto Disney Infinity. Cioè, Disney Infinity, e ce li ho praticamente tutti i pupini di Star Wars e di Marvel, era un gioco di una bruttezza, ma veramente rara. Eppure, hanno fatto un gioco del genere come nuova opera. Dopo un po' di anni, ma bravi tutti. Proprio bravi tutti. Grazie dell'aiuto. Io non entro perché mi ricordo che qua c'era. Eccolo qua. Donna. Grab dappertutto. Accelera il passetto, figlio mio. Professore, cosa dovremmo cercare secondo lei? Tra poco state per scoprire la magia che userete di più per tutto il gioco, Il possessore della chiave della camera blindata 12. Mo' bruttezza rara, dai, le capaci stavano nella persona. Era brutto, Cioè, allora, Guido, dipende. No, chiaro che 100 passi avanti, ma la domanda, Guido, che ti posso fare... Ah, aspetta, fammi fare Revelio, dopo arrivo. Revelio, forse. Vedete, questo era l'incantesimo che vi dicevo. Sì, un incantesimo di rivelazione, ora o mai più. Olè. Vediamo cosa ci sfugge, Prepara la bacchetta e... Ah, vabbè. Prima di fare questa cosa, finisco il discorso che stavo facendo con Guido. E no, allora, il gioco, Guido, non possiamo dire che era un bel gioco. Nel senso, funzionava, stava in piedi, sì. Però, pensaci, funzionava solo perché aveva i pupini che tu avevi comprato e che ci mettevi sopra, ok? Lascia stare la parte da collezione del giocattolo. Se ti avessero venduto allo stesso... Fai un po' meno, fai a 10 euro in meno, 20 euro in meno il gioco senza i personaggini. Ti ci saresti divertito? Sarebbe stato un gioco che secondo me, esagerando, arrivava al 6. Esagerando. Perché il platforming era una merda. Il combat system era una merda. Ci aveva lavorato dentro... No, ma chiaro. Però tu devi pensare che un ragazzino, Guido, cioè, può giocare Super Mario, Cioè, può giocare Ori. Può giocare Donkey Kong. Cioè... Tu daresti... Vabbè, ovvio che... Lo so che la risposta è no, da parte tua. Non daresti pari valore, ok? Però quello è un gioco anche per bambini. Eppure, invece... pensa a tutti i tie-in, i giocattoli piccoli. Io mi ricordo che ci divertiamo con le robe Marvel. Sì, perché c'era il pupino. Cioè, l'idea di metto il personaggio e ci gioco era bella. Mi sono divertito. Mi sa che forse all'epoca forse lo recensì anche il Divium 7. Però è solo per la questione... Compro il giocattolo e lo metto nel gioco. Perché altrimenti per il resto il gioco era così così. Beh dai, non è vero, Guido. È il classico gioco facile per tutti, difficile da masterare, dai. Donkey Kong, sì, cazzo, Donkey Kong Country io l'ho giocato tra i miei primi giochi su SNES. Sì, dai. Cioè, va bene, lo gioca anche un bambino. Non lo apprezza magari come un adulto che c'ha tutte le sfumature, però sì. No, chiaro, gli si fa le isole. Vabbè, si fa quello, scusami, andrei avanti un attimo. Ora, ma c'era un attimo. Venom stava dicendo una cosa. Tra l'altro, cosa molto curiosa, se metto anche medio-alto, le performance restano identiche. Ma dai, mi fa pensare che il problema come in tanti giochi, sia il programma anti-crack de nuovo. Attenzione, questa è un'informazione interessante. Molto interessante. Mi sono reso conto, avendo un fratello minore, che i bambini hanno capacità videoludiche che... Oltre l'umano spesso, dai, va bene, lo accetto,
Twig Star Killer, buonasera anche qui. Buonasera, buonasera. Grazie per il follow, assolutamente. Allora, stiamo facendo le magie. Questo è il metodo dove è un bimbo, gli do Kirby o Yoshi. Anco, quello è il top. Quello è il top, sono d'accordo. Però non gli fai giocare Mario Odyssey? Io gli farei giocare anche Mario Odyssey. Dicevo, quando si imparano le nuove magie, io con la levetta sinistra, vedete, del controller, muovo la freccia, premo i tasti nel momento giusto, e questo, devo seguire il percorsino, ok? E questo mi permette di imparare una nuova magia, di volta in volta. Ok, in questo caso è Revelio, la magia che userete, come vi ho già accennato, tantissimo, perché fa opla e vi fa vedere le cose segrete del gioco. È l'occhio dell'aquila di Assassin's Creed. Quindi, ci avviciniamo. Quando si è più vicini fa Revelio, guardate un po', c'è una porta. E opla. Una porta. Beh, è un inizio. Ecco un altro di quei. Allora, posso dire che sono d'accordo con te, Venom. Il minigioco o lo più complesso o lo toglievano. Infatti non ho capito il motivo per il quale è stato inserito solo così. È un po' strano, un po' strano. Potrebbe essere The Nuvo Dead Space aveva, non so se ancora gli stessi identici problemi tecnici, drop di frame casuali. Attenzione. Guardate come potrebbe essere davvero la cosa di The Nuvo. Anch'io voglio l'humus, dai, muoviti. Madonna, spammo magie dappertutto verso l'abisso. In che senso dovremo sudarcela? Pensa che questa sia una specie di prova? Sì, ma ignoro quale ne sia lo scopo. Stammi accanto. Se va male, non potremo smaterializzarci per uscire. Mm-mm. Non dalla Gringotti. Però è una citazione diretta al primo gioco per PC, era identico il modo? No. Se il primo PC... Ciao. Non era identico, però, scusa. L'abbiamo giocato in live sul canale mio? Non me la ricordo proprio quella roba lì. C'erano tante magie diverse. C'erano dei quick time event. Non c'era solo questa cosa qui. Anzi, erano diversi di magia in magia. E non per il simbolo, ma proprio per l'azione. In ogni caso, Infinity Bruttezza Rara non concordo. Poteva essere meglio, ma tra i Toys to Life prendeva schiaffi solo da Dimension. È vero, di là c'era comunque Lego. No, è che per me non riesco a valutarlo in modo, come si può dire, uguale a un gioco vero, ok? I giochi, come li chiami tu, quelli poi Toys to Life, va benissimo. Ed è interessante da quel punto di vista. Però non è un buon gioco in quanto gioco. È in quanto quello, no? Non lo so. È un po' complessa questa cosa, sì. È complesso? Ah, hai saputo che lui causa problemi? Infatti, quelli che piratavano i giochi avevano performance molto più stabili, lo so per video di un amico. Perché The Nuvo è un software che viene usato fra tanti anni, ok? Da tanti anni, ok, scusami. Ma che da ogni volta gli stessi problemi di performance, infatti le versioni craccate potevano sempre... Oh, vi state dicendo le stesse robe. Portato col PS1, sì. Sì, perché viene tolto e bypassato... Ah, vedi, ok. Uno Spider-Man è migliore di quello di Avengers, comunque. Revelio, immagino sia onesto. Che hai visto riflesso sul pavimento. Sì, il riflesso è ancora lì, ma la posizione delle statue non corrisponde. Un attimo, quando ha cambiato posizione, il riflesso si è girato verso la luce. Forse dovresti lanciare l'humus. Vedete, cambia la forma, ma è sempre quello. Puff. A Luca, ora che hanno messo il Game Boy Advance su Switch Online, alla fine per me... È vero, cazzo! È la notizia più bella praticamente dell'altra sera e devo assolutamente aggiornare. Il riflesso si sta girando verso di me. Segue la luce. Assolutamente. Tra l'altro, il buon Guido che abbiamo qui in chat si sta occupando della recensione di Metroid. Quindi... A breve, prossimamente potrete leggere la sua opinione su Metroid Remastered, che sono molto curioso. Guido, sappi che in base alla tua risposta lo comprerò o non lo comprerò. Ho già messo lì 39 euro nascosti. Dannato Guido! Cosa vuol... In che senso? Cosa vuol dire? Cioè, hanno cambiato una meccanica proprio nuova? Hanno rimesso... Madonna, guarda che bello, è diventato Dragon Ball. No, vabbè, Guido, è comodissima sta roba. Intanto guardate come spammiamo le magie.
stiamo giocando a difficile, ragazzi, perché in verità il gioco è spaventosamente facile, allora meglio che almeno ci mettiamo qualcosina di più a livello di sfida. Come vedete, il gioco funziona che con R2 si spara, diciamo, poi premendo il tasto al momento giusto si fa la parata, esattamente come il Free Flow Combat, e se si tiene premuto il tasto triangolo la parata diventa un counter, quindi riesce a fare danno. Molto easy, molto easy. E che salti con i grilletti dietro? Sono curioso, in verità, detta così sembrava interessante. Esatto, c'è il minigame stile ritmo, su PC avere i simboli degli incantesimi da cercare con il mouse. Ma dai, questo non lo sapevo. Professore, professore. Professore, di qua. Immagino perché su GameCube avevi bumper analogico come hanno fatto Mario Sunshine 3D Collection. Ecco, ecco, ottimo. Molto bella quella cosa lì, molto bella effettivamente. Ma senza spoiler sulla recensione, Guido, ti garba? Cioè ti sta piacendo? Settimana prossima arriva Hi-Fi Rush e vi comunico che entro sera vi arriva anche Fire Emblem di Guido. Perché sono tornato a casa ieri sera, alle 2:30 in verità, da un press tour che vi accennavo a inizio live, quindi ne parleremo nelle prossime settimane, ma oggi riesco a fare un check e a caricare. È Prime, quindi sì. Ah, onesto. Hanno rifatto anche il motore grafico usando quello che avrà Prime 4. Oh! Questo non l'avevo capito, ma è molto interessante. Molto interessante. Mamma mia, però vedete, le battaglie, nonostante ci siano dei momenti dove più avanti sono interessanti, sono veramente semplici da portare a casa, eh. Però sono spettacolari, guardate che robina che è. Ma che pigna che ho preso? Papapam, 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 papapam. Stupeficium. Ok. Ok. Spamma. Povera guarda. Povera armatura che si è beccata tre stupeficium, solo quella. Ok. E opla. E opla. Voglio aspettare i video di Digital Fantasy o Words Legacy PC. Loro hanno individuato il problema sicuro. Ci sta. Oh, per dindirindina. Sono d'accordo, sono d'accordo. Xricardox. Bellissimo, bellissimo. Dopo il gioco migliora notevolmente, ovviamente. Notevolmente. Tanto quella meccanica lì, Xricardox, perdonami, devo leggerlo bene perché sennò sbaglierò prossimamente, Xricardox, quella meccanica lì, quando l'hai imparata, bravissimo che c'è il forzierino, è vero, il forzierino, dove sei? Ha già caricato l'aria dopo, è finita. No, dicevo, quella meccanica lì dei fai reveglio, eccolo là. E la meccanica quella dei talenti arriva a me, è arrivata tipo dopo 20 ore di gioco. Infatti non me l'aspettavo, ho detto ma cazzo, ma com'è possibile? È stato veramente... No, preso. Ma infatti io anche più tardi, cioè lo dicevo proprio prima, Guido. Io mi sa che a 26 ore mi hanno insegnato gli animali. E ho detto, ostia, ma adesso... E quello è molto bello. L'ho valorizzato in fase di recensione, quella cosa là, eh. Perché per me il fatto che... Che ci sia così tanto da dire, tanto da fare, è veramente bello. Io sono stupito dal fatto che sono a 9 ore di gioco e sto ancora imparando. Adesso ho capito la risposta di Guido. Vai tranquillamente. Ne hai ancora per un sacco. Ma a me manca ancora la roba delle statuette della scimmia. Ah, ok, sì, l'ho fatto. Ah, ma mettersi già spoilerata. Ma ancora. No, perché devi fare la missione. Perché è la missione dell'Alo Mora. Molto bello della scimmia, eh. Come si chiamava? Il Moon. Moon. Scimmia di merda che abbraccia le sfere, dai, sì. Il Moon. Aiutatemi! Come si chiama la creatura del mondo di Harry Potter? Che sembra un bradipino. Dai, sono sicuro che c'è qualcuno di voi di esperto qui.
più di me. Scimmia di merda. Demiguys. Bravissimo. Oh, anche Paola, bravissimo. Il Demiguys. Bravissimi tutti quanti. Oh, ma bravi. Tutti quanti. Proprio quello. Bravi tutti e tre. Però guida, scimmia di merda mi piaceva molto. Solo io ho capito di indovinare delle porte con i simboli di 3 minuti? Allora, guarda, Venom, è molto divertente questa cosa, perché Paola ha aperto le prime porte a caso. A caso! Cioè, ha aperto, io ho detto, cazzo, io non ci sto arrivando, ma come stai facendo? C'erano dei calcoli matematici, non ho capito. E Paola faceva, ma no, ma è così, così, così. Allora ho detto, no, adesso, Dio buono, mi metto, imparo e studio, ok? Ma Guido, lascia stare, quello ci arriviamo, Guido. A un certo punto io ho detto, no, adesso mi devo... È vero, Paola, ridi, ma è vero. Io mi sono messo, ho detto, adesso devo capire come cazzo ha fatto Paola. E ho scoperto che si contavano le estremità. L'unicorno è uno, il corvo, quello, cosa c'è, l'insetto ha le antenne 2, il ragno ne ha 8, cioè bisogna guardare il numero di gambe e si determina il numero, no? Ho detto, va, beh, a posto, mi sono fatto bravo sulla spalla, Paola deficiente, non aveva, quando le ho spiegato la cosa lei mi fa... Ah, ma non l'avevo mica capito. E allora vi giuro, io non ho idea di come cazzo Paola abbia aperto le porte. Non ho idea. E poi, visto che c'era la leggenda, ho detto: solo per coloro che non vedono le tracce della magia antica. Ma la leggenda? Non l'ho vista. È terribile. A chi affronta questo cammino affidiamo dei segreti potentissimi e conoscenze che altri faranno. Ho capito la terza parte logica, mi sono sentito immensamente stupido. Perché facevo da 1 a 10 non da 0 a 9? No, lo so, Guido, lascia stare. Cioè, proprio stupido, hai capito? Anch'io ho capito quasi subito, perché sono arrivato in una parte del castello che spiegava abbastanza banalmente come fare. Io ho solo contato i cerchi, ma poi mi sono complicato la vita. Ma, Venom, ma... È ancora più semplice. Cioè, voi immaginatemi che guardo fuori dalla finestra, tipo Russell Crowe in A Beautiful Mind, con i numeretti che dico zampe, codici, cifre, somme, equazioni, logaritmi. Paola, con lo sguardo vacuo, che apriva le porte. E io che dicevo, ma come cazzo sta facendo? Guardavo Paola, lo faceva giusto. Ma non ha potuto... Niente. Cioè, ma veramente è una storia terribile. È una storia drammatica. Una storia triste di un uomo molto triste. Ciao Ves! Che sia tu. È semplicemente conteggio, ma Luca ha capito la leggenda dietro. È il game designer che è in me, vedi, questo è il game designer. Ci ho contato le zampe, ho fatto veramente... Tra le altre cose, gli animali sono pure messi in ordine numerico, proprio per semplificare ancora. Infatti, Andrea, era quasi logico per me. E mi sono sentito veramente bravo. Quando ho scoperto che c'era la leggenda, ho detto no. La strategia di Vale è stata: clicca un bottone e gira gli altri finché non scatta. Pensavo che nessuno sarebbe venuto alla camera blindata a dirlo. Vedi che anche Vale è super genio. Ho già beccato 2 bug, niente grosso, ma ho un po' rotto la magia. Anche a me, Venom. C'è una missione dove tu devi muovere dei cubi per riuscire a superare dei puzzle, per ottenere un outfit, no? E io sono finito dentro i cubi si ricreavano sbagliati, ho dovuto ricaricare la partita, invece quei cubi che me li faceva vedere lì non erano lì, pieno di problemini di quella roba lì. Ma hanno già sistemato un po'. Le istruzioni per la camera blindata 12 erano chiare. Hai provato su Steam Deck? E cosa succede? Vola? Lo so bene. Tutta roba da patch day one. Sì, d'accordo, sono d'accordissimo, Andrea, d'accordissimo. Ma sì, è uscito oggi, ragazzi. Questo è il day one vero. Cioè, va bene. Era un early access per gli altri, rendiamocene conto. La patch esce stasera. Alcuni puzzle comunque sai dove vengono? Da Disney Infinity. Si vede, perché il target è molto basso dei puzzle, secondo me. Ma tipo quali dici tu, Guido? Mamma mia, che per... quanto belle sono le armature. Jacopo e Giuseppe di Watari Studio, mio studio quello grafico, e quello con il quale, ormai ci conoscete molto bene, hanno subito notato il design e gli piaceva molto questa cosa qui. Jacopo, tra l'altro, era anche in chat prima. La roba delle bocce, anche la chiave della serratura è simile al mio gioco di Toy Story. Ah, vedi.
Diciamo che su Steam Deck gira, ma lagga da far schifo. Ho verificato sta ceppa. Però magari sta nel problema di che fissano stasera, no? Con la patch di stasera. Ma nelle storie che hai messo è la Collectors o il Press Kit? No, è la Collectors. È là. È assolutamente la Collectors. Molto bella, in verità. Molto bella un cazzo. Molto costosa, sicuramente. Bella. Un po' costosa. Ma sono molto contento, la esporremo in casa, sicuramente su un leggio. Adesso vediamo se riusciamo a farci magari un leggio davvero come quello col gufo che c'è nella sala grande. Però lì ce lo metto sopra. Abbiamo visto già che si sta un po' inclinato, la bacchetta rimane comunque in volo. Molto bello, molto bello. Ma c'è un palese problema di memory leak che dà problemi anche su PC. Vedi. Cavolo, mi scordo sempre che in effetti il gioco esce oggi e non è ancora la patch. È quello, Andrea. Prova a sparare, Venom. Cioè, tu calcola che dentro c'è la Deluxe Edition, quindi avevi il gioco qualche giorno prima, ed è una Deluxe corposa a livello anche economico. Aveva dentro la Steelbook e quel libro lì. E basta. Sparami la cifra che per te è buona. E io ti dirò se è molto più bassa o molto più alta. Sul mio PC che è un i9 un termostato non scende a ultra. Vedi. Mamma che bella sta scena. Salutiamo lo strike audio al canale. No, speriamo di no. Ah, madonna, devo salutare Silvio, spero. Sì, dopo gli scrivo. Bello. Ma che bell'inizio. Comunque è arrivato anche il secondo drop. Secondo drop. Venom, ti abbraccio fortissimo. A parte, scusami, adesso con tutto l'amore del mondo, Venom, la Deluxe sta a 100 o 105 e non ha il libro. C'è una Steelbook e un libro con un magnete che si collega con la presa elettrica e che ti fa volare una bacchetta sopra il libro. Ma può mai stare a 120? Cioè, l'avrei trovata troppo bassa io a 120, pensa. Rilancia. Quando ti ci avvicini di un range di 50 euro, te lo dico. Certo. George Williams e la Los Angeles Orchestra. Vabbè, vogliamo parlare della Collectors di Zelda? A 120 euro quella esce. Sono già nei gruppi per prenderla. Attenzione, il signor Bernie. Ah, ci vuol venire a trovare il signor Bernie? Perfetto. Fatemi rispondere. Mi hai su Skype. Top. Allora, datemi un secondo, così ci facciamo una bella chiacchierata con Andrea. Questo viene carino. Vediamo. Gli devo dare, immagino, il mio nome Skype. Informazioni su Skype. Feg. Grazie per averci raggiunto. Ok, vediamo, aggiungiamolo. Abbiamo Bernie. Ha avuto problemi? Il fatto è che con ora basta coi goblin e basta con le dicerie. Figo, ormai sto perdendo tutta la pazienza che avevo. No, cosa fai? Allora forse faremo in tempo a smistarti stasera. Mi farò vivo. Vediamo se ce la facciamo. Non aggiornerò Skype in questo momento, neanche se mi spari, proprio no. Ti ho mandato un messaggio. Professoressa Weasley, c'è una persona da smistare. Benvenuto, sei giusto? Non ho mai comprato una Collectors in vita mia. Beh, vorrei dirti beato te. Allora ti direi un 190-200, ok? Sei Simon Pegg, Mr. Black, in italiano doppiato di merda. Certo, è proprio lui! Metà del motivo per cui il nostro personaggio si chiama Andrei. Sì. Non stava a 70, il gioco base sta a 80. Sì, no, esatto. Il gioco base sta a 80 su PS. Secondo me sta a 90, se non di più, eh. Sono di più. Vabbè, Venom, te lo dico. 299. 299, Venom. 299. Sovrapprezzata easy, secondo me, di 100 euro.
easy. Ma proprio easy. Easy. Di 100 euro. Pensa che bello. Io ho preso la Deluxe a 53 su PC. Anche di 100. No, 150 no. No, 150 no, Guido, perché è effettiva. Vedo che capisci. No, perché è un bello oggetto il libro, comunque. È un bello oggetto, la bacchetta funziona, vola, davvero c'è la steelbook. Non sta a 150 quella roba lì. Vorrei dirti, vorrei. È una collector's che, ecco, ci avrei messo dentro una mappa, due stronzate, e l'avrei messa a 199. 2,99 è sovrapprezzata, è che... Cazzo fai, sono un coglione. Come se non avessi comprato... Ragazzi, la verità è che, salvo Wizard of the Coast, è difficile davvero riuscire a trovare delle collector sensate. Cioè, onestamente, visto che se ne è parlato, la collectors di Zelda è cioè, 100 euro per poter fare Avada Kedavra. Sì, 120, Vest, esatto. Anche quella roba lì, quella è sovrapprezzata per tre spile di merda una steelbook. La prendo? Sì, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Datemi un secondo, vedo messaggi, ma... Aspetta. C'è questa. Folli. Sì, Amiibo, se riesci a prenderle nei primi 5 minuti di disponibilità, Ves. Perché altrimenti poi costa tantissimo. Adesso... c'è meno roba di quella di Fire Emblem che sta a 99. E quella è perfetta, infatti. Quella è perfetta. E Zelda si prende comunque. Ti abbraccio, Guido, perché è uguale per me. Hai ottenuto il drop, sì. Anche se... Uguale, Guido. Guarda, arrivo a un punto che alcune collectors non mi pongo neanche il problema. Ma non perché sia ricco, Non intendo. È quello, no? Guido, Guido tanto è stata una persona amabile perché mi ha regalato l'amiibo di Sephiroth, ok? Sì, esatto, Guido, la mia stessa reazione. Mi ha regalato l'amiibo di Sephiroth. Guido, a quanto sta l'amiibo di Sephiroth adesso? Che se non me l'avesse preso lui io l'avrei perso al 1000%. Al 1000%. Ma mi sa che è già tipo andato super su di prezzo, vero? Dammi conferma o meno, perché... Io ho quello di Zelda Breath of the Wild, sì. No, Toon Link, Ocarina e Twilight Princess, io. Un cinquantino, ok, ma in quel negozio tipico si trova ancora. No, ok, avevo capito che era già una roba super, super costosa. Aspetta, ci sta chiamando il buon Bernie. Vediamo se ce la facciamo. Attenzione, abbassiamo l'audio di gioco. Io Andrea lo vedo. Adesso vediamo se lo vedete anche voi, ma devo aggiungerlo ovviamente. Tac. Ovviamente tac, niente, perché devo metterlo ovviamente in live. Ok, c'è e lo vedete. Ora vediamo se riusciamo a sentirlo. Dovremmo farci a tutto quanto. 3, allora... Con i caricamenti monitoraggio e output, yes. Ok, no, per la questione di... Madonna, ragazzi. Se volevo farli informatico... Allora, ho un modo per risolvere rapidamente. Allora, faccio audio e video e ti mando fuori il segnale audio direttamente su VB Cable. Quindi a questo punto, in 3, 2, 1, ce la facciamo? Dove sei? Ce la possiamo fare? Ah! Ok. Niente. Ti recupero al volo. Datemi un secondo, ragazzi, che recupero l'audio dello schermo e me lo porto anche qui. Perfetto. E a questo punto dovremmo esserci. Andrea? Ciao. Sì, ti sentono. Perfetto. Benvenuto. Sì? Sì? Se volessi vedere la diretta. Ha! Guardo la
Sto pensando. Posso? Vediamo. Tentiamo di fare una magia. Tentiamo di fare una magia, visto che siamo a tema. Provo a condividerti lo schermo. Vediamo. No, non ce la faremo mai. No, però allora, posso sfruttarti già che ti ho qui? A questo punto? Anch'io ci vedo frizzati. Sì. È morto il Mac. È un po' too much, tro. No. Può essere, però... Possiamo fare una cosa, vediamo. Raga, dovete sapere che io da StreamYard non posso entrare, giustamente perché tu stai no. Utilizzando giustamente cose. Vediamo. Noi dobbiamo fare questi test, ragazzi, abbiate pazienza. Vediamo. Adesso faccio sono così. No, ora dovrei aver fatto una cosa, provo a cambiare perché c'è ancora ovviamente lo sfondo di The Last of Us. Ora, Legacy, dammi un secondo. Faccio un cambio, intanto ti vedono e ti sentono perfettamente. Tipo Leo alla fine del Titan. No, non credo. No? Esatto. No, no, dicono tutti che è frizzato e bloccato, nei commenti. Ma infatti anch'io non ci vedo frizzatissimi, per cui... Ah, Skype cannibalizza la rete. Ah. Vabbè, non vorrei che fosse... D'altronde questo qua è un espediente un po' intermedio, poi ce la dobbiamo studiare anche con Mirko, perché Mirko, diciamo, in questi giorni si è fatto un po' di expertise su questo tipo di stream, per cui io volevo soltanto entrare e dare un saluto a Yee e dire che mi sta piacendo un sacco Hogwarts Legacy, però... se rimaniamo frizzati non ha senso filmare così, quindi ti risaluto e ti auguro una buona sei all'inizio, no? Sì, abbiamo ricominciato per evitare lo spoiler ovviamente per gli altri. Esatto. E allora ti lascio a proseguire la diretta, poi ne parleremo, insomma. Sì, no, ci tengo ad avere un'opinione. Esatto. E così magari cerco di andare avanti anche un pochino anch'io su Hogwarts Legacy, che sono veramente più che indietro. Vabbè. Dai, ci aggiorniamo intanto, divertitevi. Ciao. Va bene, ciao, ciao, ciao Andrea, ciao. Ciao. Datemi un feedback, ragazzi, se siamo tornati con audio e qualità normale. Sì, ragazzi, Skype è l'inferno. Skype è veramente l'inferno. È appena uscito da Ricchi di Mille Giugno, che... Abibo, no, grazie. No, vabbè, addirittura. E meglio, ragazzi, ora mi vedete senza problemi? Datemi un feedback adesso, perché... Non ho idea di come ci vediate. Se è esploso tutto quanto o meno. Siete frizzati, è tutto bloccato, va a scatti. Madonna, ragazzi, ma Skype è veramente una merda. Veramente una merda. Ci siamo? Vediamo, sì. Dovrebbe essere... Cioè, ha frizzato tutto. Sì? Io mi vedo bloccato. Cos'è successo? Tutto bloccato. A posto. Bellissimo. Si sente solo l'audio. Bellissimo. Vediamo. Ah, ok. Meglio? Vediamo ora. Se dovrebbe mettere a guardare le cazze skippabili, dovrebbe essere illegale non mettere. Sono skippabili, Venom? No? Ancora un po' a scatti.
Veramente? Ah, ora meglio. No, no, no. Ok, dovremmo aver risolto. Ah, ora va bene. Ho dovuto rage quittare tutto quanto. Va bene. Il suo computer che non ce la fa secondo me perché comunque l'audio sentiva non ci stava dietro con la parte video, quindi non è un problema di connessione. Ah, ecco. Ma dici, Andrea, che può essere una roba del genere? Comunque, Mac M1... Ho gestito live, comunque hai visto anche te, con molte più persone. Ora è ripartito, ok, va. Muoviti un po' così valutiamo. Onesto. Questo pagliaccio Baraldi. Va bene, torniamo a noi allora, torniamo a noi. È stato molto bello, io volevo chiacchierare con Andrea, volevo chiacchierare. Non vedo l'ora di esplorare. Eh sì. Valuta StreamYard, Guido, credo che tu non possa streamare da StreamYard, o meglio, puoi fare le chiacchierate con StreamYard, ma se io devo metterci l'elgato, non credo di poterlo fare, sai, per portare direttamente video. Sei a posto, Luca? Ok. Ok. StreamYard, sì, per le chiacchierate è ottimo, ovviamente. Mi sa che adesso abbiamo ritardo di stream. Veramente? Ah, sì, sta parlando. No, no, perché? Perché? Tanto? Allora, ora mi propone lui Grifondoro. Io ovviamente Grifondoro, la run l'ho già fatta. Scegliamo un'altra casa e, come dicevamo, ci facciamo il tasso rosso. Ed è la lealtà verso un amico che ti ha fatto arrivare in ritardo stasera. Oh, accetta casata. È lo stream del gioco il problema? Come hanno gestito questa cosa della casa? Proprio non ci siamo per me. Vabbè, dai, ci poteva stare. Beh, non... Sì, poteva essere fatto meglio, sono anche d'accordo. Però, insomma, non è disastroso. A me piace che si sia collegato, ovviamente, al a Wizarding World. Quello è carino. Quello è carino. Quindi, tasso rosso, ragazzi, eh. Pensate che è Simon Pegg in originale, lui, ma veramente. Poteva essere 10 volte migliore. Silenzio! Non vi sto in alcun modo proibendo di volare, ma non mi tentate. Non mi tentate. Concentrarvi sul vostro futuro accademico. Terribile il doppiaggio di questa parte. Molto da fare prima delle lezioni di domani. Vaniglia Gryffindor, certo. Ah, boh, può essere, può essere. Ah, magari sono io in ritardo. Vediamo, faccio un refresh io. Ecco. Che entrata in scena. È un piacere conoscerti. Sono... Professoressa, potrebbe mostrare la sala comune al nuovo arrivo? Con molto piacere. Come dicevo, professoressa Weasley, è un piacere. Piacere? Professoressa. In qualità di vicepreside è mio onore mostrarti la tua sala comune. Non l'ho ancora vista quella di Tasso Rosso, eh. Chissà se è carina. Diciamo che la prima run connetti da Wizard World oppure il cappello ti seleziona e poi la seconda run successiva scegli quello che vuoi. Ci sta. Ma per te non è un problema, no? Per niente, professoressa. Ecco, siamo all'ingresso della sala comune di Tasso Rosso. Ah, ma siamo in Veneto? Sarebbe l'ingresso. Esatto. Ti spiegherò cosa devi fare, ma esito a farlo io perché basta un tocco sbagliato per fare il bagno nell'aceto. Carino nelle altre scuole. Tocca il secondo barile, a partire dal fondo, seconda fila, al ritmo di Tosca, Tasso Rosso. Ma veramente? Mica me lo ricordavo che era così. Che ansia, molto bella l'idea. Domani per te sarà un gran giorno. Tornerò domattina per accompagnarti alla tua prima lezione. Grazie, professoressa. Di niente. Passa una buona prima notte a Hogwarts. Sogni d'oro. Hai sotto Tasso Rosso, abbiamo la sala comune con i più cose di tutti. Vabbè. L'M1 è un buon processore, ma non significa che gestisca bene la parte video, soprattutto su programmi che magari ancora non sono perfettamente ottimizzati per l'M1. Un'azienda, per esempio, abbiamo avuto questo problema con un ragazzo che aveva l'M1, ma Unity non lo supportava ancora. Madonna.
Madonna, Andrea, che palle queste cose. Oh, che carina la stanza, là. Meglio andare alla sala comune. Ma guarda quanto è. Intanto si beve subito. No! Bevi. Mamma mia. Quanto è alto borghese essere da solo. Scusate che localino. Col teino così. Ah, bello, buono. Bello però. Molto, molto, molto bella. Dai, opete. Ma che carina che è. Oh, ma cazzo! È diventato il Signore degli Anelli. Molto bella. Molto, molto bella. Ehi, sono girati da tutti questi pure, no? Ah, qua c'è la cosa delle casate, che è la missione quella appunto delle chiavi. Cosa sta raccogliendo? Ma mangia tutto, sì. Ma quanto è cucciola? Ma veramente? Ma si possono entrare anche nelle altre stanze così? Ma sono le varie camere. Ma è bellissimo. Guarda lì il quadro. Bellina. Bellina. Oh. Ma va, va, va. Serratura di livello 3. Estra che gli uccioliamo la roba con l'alomora potenziato. Bravi. Bravi, bello. Virginia, ciao. Andiamo a parlare con la gente. Vediamo come sono questi. Cos'è? Chi è questa? Poppy. Oh, ciao. No, Lenora, ok, giusto. È davvero maestosa, vero? Oh mio Dio, è la rincoglionita delle gobiglie. Mannaia, anche oggi che sono arrivata tardi. Ehi, no, sei giusta, sei giusta. Va bene. Io però avrei evitato di attirare così l'attenzione, specialmente perché tutti ora saranno curiosi di vedere cosa sai fare. La cosa non mi preoccupa. So che andrà bene. Ecco. È piuttosto insolito. Ma fatti i cazzi tuoi. Ti sentirai terribilmente fuori posto. Ma perché devi deciderlo lei? In quanto infaticabile tasso rosso, dimostrerai presto quanto vali. Veramente bella la stanza, sì. Lavoratrice, come immagini. Come immagini. Penso che sarei stata un'ottima corvo nero. Ho uno spirito arguto. O almeno così mi dicono sempre. Serpe verde. Serpe verde. Beh, non ti trattengo oltre. Avrai molto da fare. Va bene, Eleonora, mi hai già rotto le palle, però... Sei sicura che saresti dovuta finire? Sono molto d'accordo con questa domanda. I miei fratelli ora lavorano entrambi al ministero. Si può dire che l'intelligenza è di famiglia. Ma va, li avranno presi su con la 104. E abbiamo sempre avuto molto in comune. Determinazione, valore, audacia. Modestia. Aveva l'imbarazzo della scelta. Pensa? Ma sì, è stato un piacere, levati dai coglioni. Ma quella delle gubbiglie l'ho fatta oggi, è di corvo nero. Ah, ok, ok, ci assomigliava però. Quindi questa qual è, scusami? Il personaggio con la quale ho interagito veramente zero. Plummy è quello che veniva preso in giro, invece? Che lo ritrovino. In un castello così grande può perdersi anche uno studente. Figuriamoci un gatto. Chiaramente il tipo dei Runaways della Marvel. Orientarti. Certo, all'inizio si resta un po' confusi. Io mi perdo ancora adesso. A proposito, ti do il benvenuto al tasso rosso. Siamo felici di averti nella nostra casa. Donna, la casata più sfigata del mondo. Era il tuo gatto quello? No, credo sia di uno studente del primo anno. Purtroppo io non ho animali domestici. A mia mamma non piacciono molto, soprattutto quelli magici. Che peccato di trovi incredibile, sono alquanto d'accordo con tua madre. Oh, ma ci giochiamo il tasso rosso rompicoglioni, cioè rispondiamo male a tutti. Facciamo. Perché palle essere sempre buoni. Sono d'accordo con tua madre. Ha ragione. Gli animali rompicazzo. Più un problema che altro. Io invece penso che possano aiutarci se noi aiutiamo loro. Ci vuole solo un po' per abituarsi a loro. Vabbè, trovi cappa nel letto. Avrai parecchi problemi a frequentare le lezioni di animali con la professoressa Hawin.
Bene, andrò a vedere se quegli studenti del primo anno hanno ripreso il gatto. Non vorrei che facessero tardi al primo giorno. Hai mai avuto un animale tuo? No, mia madre è una babà. Ti ho detto, Virgil, il doppiaggio è così, cos'ha? Ha ficcato la lingua su per il naso, ha ordinato a mio padre di riportarlo subito al negozio. Ma che doppiaggio era? Ma che risata era? Tigro. Steve Arkel, veramente. Quello delle mappe. Ah. Bellissimo. Levati dal cazzo. No, zio, non mi sembri tu. C'è qualcosa che... Attenzione, qui è interessante questo. Adelaide, piacere di conoscerti. Il piacere è mio. Anche lei ci ho già parlato, ma non... Sì, sì, una lettera di mio zio mi ha un po' distratta. Quindi, dimmi un po', ho sentito... Il gatto... Davvero, un drago ti ha quasi fatto fuori? No, si conferma. Quella voce è vera. È il doppiaggio di una tartaruga ninja questo. È terribile. Felice che tu sia qui per raccontarlo. Comunque, immagino tu abbia molto da fare. Ti auguro un buon primo. No, tuo zio sta bene, facciamoci i cazzi suoi. Stia bene. Sì, sì, viaggia per la... Tasso rosso essere veneti. Sì. Non c'è di che preoccuparsi. E allora levati dal cazzo. Ci vediamo. Certamente. Wow. Qual è il motto della casata Tasso Rosso? In vino veritas, sicuramente. Cos'è questa? Cos'è? Cosa andiamo di su? Cosa c'era qui? Pasticcini, ciuliamo anche i pasticcini. Magna tutto. Vaffanculo. Che palle. Allora, mangio una mela. Prendo una mela e me la mangio. Adelaide. Torneo del Brisco alla sala comunità. Insomma, te li immagini, Mike. Da dentro. Cioè, tu vedi scena da fuori, botte chiusa. 15 e 18, quanto fa? Dio! E giù. Grandi Tasso Rosso. I migliori Tasso Rosso. Dovrai rimetterti in pari con i tuoi compagni e... Classe speciale. Una classe speciale. Adè, hai mostrato la bacchetta. Bravo, Guido. Secondo me Adelaide è una che ne sa. Il giudizio unico per pattucchieri ordinari. Dall'esito dell'esame di... Questo tra l'altro è un contenuto di post-game, la parte del gufo che... Carina come cosa. Ma quando lo faranno un gioco con un bel Nemesis System, magari voluto, l'hanno già annunciato ed è Wonder Woman Venom. È il nuovo gioco di Monolith, Wonder Woman, appunto, in uscita, 2024? Non si è più visto un cazzo, quindi... Vediamo. La pratica alla magia ti aiuterà a tenere traccia di ciò che hai imparato, così potrai padroneggiare ogni materia del quinto anno. Farai bene a sfruttare al massimo questa risorsa incredibile. Senti il doppiaggio ogni tanto come tira male. Grazie professoressa, ma che significa che terrà traccia di ciò che impara? Mi ha detto Sambuco U, Sambuco U. Che immagine terribile. Tra l'altro, probabilmente che si chiedono quanto faccia 15 più 18, visto che ad Hogwarts non insegna la matematica. Sai soprattutto qual è la verità, Mike? Che per fare 15 più 18 loro devono andare a vedere i cazzo di simboli attorno alle porte per capire qual è il risultato. Fa 15 più 18 quanto fa? Idra 9 teste, Idra 9 teste. Vai, 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 Idra 9 teste, Idra 9 teste. Per caso sei un personaggio che mi fa schifo, onesto. Crine di pega, sì, 14 pollici e mezzo a... Bellissimo. Sì, sì, Nemesis, assolutamente. Oh! L'ho visto, L'ho visto, signorina! Rompicoglioni, tutorial. Allora, se è ambientato nel mondo delle valchirie, non è il nostro probabile, in verità, Andrea. Potrebbe aver senso. Non ti so delle informazioni più certe perché non ce ne sono, in verità. Non si sa veramente un cazzo. Mangia tutto ciò che trova. Lancia Revelio sul quadro e vediamo cosa dice la guida.
Rebellion. Sospettato di contenere alcune creazioni originali tosca da Solosso, questo libro racchiude una collezione delle ricette preferite dagli studenti di Hogwarts nel corso dei secoli. Alcuni piatti, come le prugne dirigibili sotto aceto, sono probabilmente un gusto acquisito. Quanto fa Ragno più Demi, guys? Esatto, esattamente così che va. Va bene, insegnatemi tutto, mi raccomando. Non si può skippare il tutorial. C'è l'aula di aritmanzia. Tante opportunità come questa, dentro e fuori il castello. Ora c'è la polvere che ti dà. Ok, metro polvere. Ah, tempismo perfetto. Ti mostrerò come usare le fiamme della metropolvere per spostarti più rapidamente. Va bene. La tua guida pratica contiene una mappa del castello. Aprila e cerca la sala centrale. Mappa. Come vedete ci sono varie aree di Hogwarts che è possibile esplorare, ok? All'interno di ogni area... Ha rotto il cazzo. Basta, tutorial. All'interno di ogni area, come potete vedere, ci sono diversi zone della metropolvere. Adesso noi dobbiamo andare in quella principale, mi sembra, eccola qua, vedete che è verde perché c'era sbloccata, quindi con viaggia si va al volo lì. Qualsiasi cosa moltiplicata per unicorno è il risultato uguale a se stesso. Cazzo, ma non possiamo mica far sti calcoli, vero ragazzi? Queste scale conducono dirette alla sala centrale. Ok, terzo drop, yes. Raggiungere velocemente qualsiasi punto del castello. Yes! Riscata! Per ora è tutto. Va bene. Il tuo orario prevede due lezioni. E non si... e non si può dividere per Demi Guys. Niente. Aritmazia era legata alla divinazione? No? Sono due materie diverse in teoria, sai? Vabbè, grazie professoressa, levati dal cazzo. È molto da assimilare il primo giorno, tanto da imparare. I tuoi professori hanno accettato di assegnarti degli incarichi aggiuntivi. Recupererai in men che non si dica. A giudicare da come hai usato Revelio poco fa, direi che il professor Fig è riuscito almeno a insegnarti le basi. Dai. È stato molto vago circa gli eventi che hanno... È vero, lei si fa un sacco i fatti nostri, Un sacco. L'attacco del drago. Sospetto che la storia vada ben oltre la ricerca di oggetti e una deviazione nel viaggio verso il castello. E in effetti sì. Ho fatto una piccola deviazione venendo qui. Abbiamo esplorato delle rovine e non posso aggiungere altro. Delle rovine, eh? Immagino che il professor Fig abbia i suoi motivi per questo riserbo sui dettagli. Che bello, il professor Fig a livello di design mi piace un sacco. Esatto. Si direbbe che lei abbia fornito al nostro nuovo arrivo delle solide basi nel lancio degli... Oddio, ho capito ora perché il demigas vale zero. Per la sfera. È proprio una Weasley sta vecchia. Weasley. È come Wesley Snipes. Ma perché dici, Mike? Cioè, cos'è che ti torna... 20 minuti sul canale di Avalanche Software, ma adesso? Guido, bisogna mezz'ora anche di là? Devo andare anche di là? Beh, basta chiacchierare. Devo andare in classe anch'io. Professor Fig, posso contare su di lei per la spiegazione della mappa della matematica? Guarda per 20 minuti. Grazie. Vedi? Quindi sono 4 le... Sono 4 in drop più il quello di Merlino. E allora famo anche quello. Sì, professoressa. Proprio un trono d'alcolizzata, vero Virgi? Quanto ci fai il cazzo? Veramente? 20 minuti su Avalanche. È già lì. Sta già andando. Grazie, Guido. È una roba in più. Non la sapevo proprio. Sapevo i 4 drop, non il quinto. Bene, possiamo farci i cazzi nostri? No, bisogna parlare con Fig. Professore, che bello vederla. Ha voglia.
Speravo proprio di incrociarti oggi prima. Ma guarda anche io. Completamente negli studi. Sì, sì. Parlavi di esplorare delle rovine con la professoressa Whittaker. Quanto era rallentata questa frase? Sì. Esplorare delle rovine. Che non siamo stati del tutto sinceri al riguardo. Gliel'hai detto? Gliel'hai detto? Weasley è una strega brillante e acuta. Hai fatto bene a tenere per te i dettagli per ora. Per ora. Condurrà l'impresa in cui ci siamo imbarcati potrebbe richiedere più flessibilità coi tempi di quanto lei voglia concederti. E potrebbe sentirsi costretta a riferire al preside dei dettagli che sarebbe meglio rimanessero fra noi. Capito, professore. Bene. Tu hai talento, è vero. Ma proprio per questo hai l'obbligo morale di addestrarti a... Madonna, che lento come parla, proprio come i vecchi. A disposizione un'ottima squadra di streghe e maghi pronta a guidarti. Parlando di guide, devo dirti una cosa, onde evitare un altro rimprovero. Vorrei mostrarti l'incantesimo che abbiamo incluso nella mappa della guida pratica. Madonna, è Flash di Zootropolis. Freccia su. Ah, va bene. Ti vi insegna che è possibile selezionare una missione, vedete, tipo questa, posso uscire e con la fretta, mi tornerà ok molto utile. Grazie mille. Va bene, aspetta una giornata intensa tra le lezioni e la visita a Hogsmeade per comprare i materiali. Guarda Venom, sì, tantissimo, io non lo sopporto questo, non lo sopporto, sono molto d'accordo. I dialoghi mi fanno troppo Horizon proprio. È esattamente quello che potrei dire anch'io. Uguale. Alcolizzato anche, hai visto, hai visto? E ora con la freccia su. Vedete? Fa questo. Quindi vi fa il sentiero di dove dovete andare. Questo è molto bello. Ha. Io direi che, senza perdere altro tempo, ci facciamo delle lezioni. Se il buffering lo permette. Quindi, immaginatevi, guardate, questo è un caricamento su PS5. Immaginatevelo, come dico sempre, su Switch. Andiamo a fare le lezioni, così abbiamo due a mosse, due. Chi sta chiamando? Ma va là, secondo te ti rispondo. Ma va là, va là, va là. Cos'era? Brucia, brucia, brucia? Sono affascinato. Dov'è? Dati qua, viene. Ma sono curioso. Fanculo. Non sono riuscito a risalire, dov'era? Cos'è? Ah! Che per me è il divento più grosso del gioco. Sono d'accordo, sono d'accordo. Madonna, sì, comunque live oggi è 180p. Ottimo, Luca. Ah, 1080p! Sì, ho preso veramente paura, Andrea, non dirlo mai più. Siete pregati di non farvi a pezzi in orario scolastico. Se si farà il fumo la console, veramente? Io, cioè, secondo me non girerà mai, mai su Switch. Cioè, non con un caricamento di un quarto d'ora ogni 10 secondi. Non ne ho idea. Mike. Lo fa Deg, immagina Switch. Infatti. Che bella lei. Per le persone sagge l'età conta ben poco. Oggi ci eserciteremo con un incantesimo che mi ha salvata dai maghi oscuri più volte di quanto mi piace ricordare. Levioso. Levioso? Un incantesimo di levitazione? Levioso! Un avversario sorpreso e un avversario debole. Vuoi provare a difenderti, Pruett? Bellissima. Sa che ho imparato bene da indicibile il valore della semplicità, soprattutto nel cuore della battaglia. Sarà in 144p e a 10 frame al secondo. Ok. Si dice levioso, non levioso. Levioso. Ecco. Vediamo. Proviamo con qualcosa di più grosso.
Merda, oggi è venerdì, è uscito anche The Last of Us 5, è vero? Porco dinci. Là. Niente, mi spiaciuto un sacco per Andrea per non averlo qui con noi. Mi sarebbe piaciuto chiacchierarci. Peccato, peccato. Adesso devo capire come fa. Iniziamo dall'incantesimo base. Ovviamente, no. Vedete, questa è una meccanica di gioco interessante, ragazzi. Vedete, cioè, io ora, se attacco degli avversari che hanno uno scudo giallo, devo utilizzare una magia del pari colore, no? Quindi in questo caso Levioso è una magia gialla, come potete vedere nell'icona in basso a destra. Se io utilizzo la magia gialla, fa questo, rompe lo scudo e quindi ora lo massacro. A pim pum pam, a pim pum pam. Capite? Molto bella questa meccanica. No, è stanotte della Last of Us. Ah, stasera. Perché qui è il maschile, ma nel film femminile non è Wingardium Leviosa, quella è un'altra magia, Andrea. La sbloccate più avanti e serve per alcuni puzzle ambientali. Non è Levioso. Prima se ne update su Steam. No, ho guardato prima. Mi sa che esce il 19 a sto punto, sai. Sì, sono d'accordo. Mamma mia, adesso lo saccaniamo di botte, guarda qua. Pim, pum, pam, pim. Pim, pum, pam, pim. E cosa pensa di fare? Ma guardalo, che pischello, ma che pischello Sebastian Sallo. Pischello. È stato saccagnato. Ha voglia? Battuto da un tasso rosso. Ma voilà, voilà. Ti ho messo alla prova e ti sei dimostrato all'altezza. Punti per tasso rosso. Grazie. Sono felice di aver avuto la possibilità di esercitarmi. Da ciò che ho visto oggi, credo proprio che possiamo aspettarci grandi cose da te. Pretendo l'eccellenza dai miei studenti, perché non solo siete in grado di raggiungerla, ma dovete farlo. Un duello in classe. Ma dovete farlo? La frase monca proprio. Come sempre più probabile, Goblin e altro paio di maniche. Capito, professoressa. Quindi ti consiglio di continuare a esercitarti con assiduità. Magari il signor Sallo saprà. Ci sono le sfide, almeno qua diventa un po' interessante. Vero, vero, vero. Andiamo da Sebastian. Sebastian è un personaggio molto interessante, ragazzi. C'ha una trama secondaria molto carina la sua, molto oscura, molto bella, secondo me. Allenamento. Mi è sembrato di affrontare un esperto. A proposito, sono Sebastian Sallo. Non pensavo che potessi essere così abile con la bacchetta. E invece. A meno che forse questo non era il tuo primo duello. Ho duellato abbastanza. Semplicemente. Guarda che snob abbiamo fatto il nostro. Devi un duello onesto e senza esclusione di colpi. Va bene. Ti dico, potresti essere perfetto per un certo club di duello clandestino e. Non lo so, Venom. Non so se molto migliore. Probabilmente qualcosina, forse sì, non troppo, in verità. Cioè, le limitazioni su PS5 sono relative, diciamo, eh. Probabilmente senza il bisogno di aggrapparsi al passato avremo qualche modello 3D un po' più riuscito, ma forse la regia rimarrebbe questa, che per me, come diceva Guido, è il problema più grande di Hogwarts Legacy. Quindi quello e il mancato inserimento di alcune meccaniche che erano evidenti in fase di pre-produzione e produzione, come il karma, e il karma poi è stato tolto alla fine come in Ghost of Tsushima, e quindi cioè vedi che c'è della roba che non c'è stata poi inserita, non c'è stato il tempo di inserire nel gioco, eh. Quindi da quel punto di vista non ci posso dire nulla. Calcoli balistici. Però non credo sia quello il problema. Forse un po' meglio sì, non troppo. È più Switch il problema, sono d'accordo. Sono molto d'accordo. Ma io sono convinto che lo fanno cloud o non gira, eh. Cioè la gente è ancora convinta di poter sperare di poterlo giocare esattamente così. Io sono veramente molto scettico. Veramente molto scettico. Andiamo a fa... Oh! Dobbiamo fare lezione. Contenuti, dico! No! Quello. Di qua. Madonna, sono proprio io come docente.
Tende ad dilungarsi un po' troppo. Talvolta dobbiamo ricordargli noi che la lezione è finita. No, sono i miei studenti. Sono i miei studenti. Grazie. Ciao, sono Nati. Forse anche un po' più tardi, ma il gioco su Steam martedì si è sbloccato alle 20:40. Sì, ma c'erano stati dei problemi, mi sembra, Mike, quella sera lì. Alcuni si è sbloccato tardissimo. Ma poi vuoi smettere di fare lezioni con Mr. Crab? Sarà un anno fondamentale per la vostra formazione in quest'arte magica. Ma io sono certo che saprete affrontarlo con la passione e il rigore necessari per una simile sfida. Bene, ragazzi, adesso aprite i vostri libri alla pagina 517. Ma prima di iniziare, qualcuno di voi sa qual è la differenza tra le formule dell'incantesimo cambia colore e quello di crescita? Ah sì, ma è assurdo, esce oggi. In che senso? In che senso, Venom? Cosa intendi quando esce oggi? Oggi esce per i possessori della regular. La deluxe avevano 3 giorni di anticipo, L'estate ha fatto molto male alla vostra preparazione. Meccaniche e generazioni di console non si inficiano tra loro, secondo me, è per le console attuali. Esatto. Ma è vero. Madonna Guido, ma quanto sei contento anche tu dell'annuncio dell'altra sera di Layton? Gian Andrea c'era, fammi sentire, non mi ricordo mica. È figo, il professor Ronan è molto figo. Trovatevi un compagno e prendete posizione. Sono d'accordissimo, Andrea, ormai è quello. Ora useremo quei libri come fossero gli oggetti contundenti che pensate che siano. E seguite un'evocazione per toglierli di mano all'altro. Basterà un libro per ogni coppia di studenti, signorina Day. Grazie, torna a posto ora. Vediamo, su. Pim, pum, pam. Questa è proprio semplice. Ne ho letto male il commento. Ah, ok. Niente male. Davvero? Non me lo ricordavo, Guido. Adesso lo sento. In te vedo del potenziale, ma ricorda. Gian Andrea intanto mi piace molto. Ogni tanto non tantissimo, invece. Potrai sfidare la signorina. Dipende. Beh, ecco. Gian Andrea doppia anche uno dei personaggi nuovi per un paio di puntate su Vox Machina. Ecco, lì non mi è piaciuto molto, ammetto. Quello purtroppo non gli si incollava bene il personaggio. Sembrava veramente sbagliato come tono, però. Su Miles ovviamente bravissimo, nulla da dire. Ritengo che divertimento e maestria siano aspetti complementari. Qualsiasi giocatore di Quidditch sarebbe concorde. Beh, niente di meglio di un po' di sport per esercitarsi con l'incantesimo di appello, vero? È pazzo, è completamente pazzo. Io l'unica volta che ho vedete il parlare incantesimo è perché mi si è scaricato il controller. No! Che rischio! Iniziasse il nostro nuovo arrivo? Va bene. Sì, c'è su Vox. Stai parlando però tu, vero Guido? Sì, lo è. Assolutamente. Dai, venite a insegnare come si gioca sto gioco. Dai! Che figura! Se non sa lui di D&D, ci sta. Di più? Perfetto. Vedete, ho esagerato. Si è scaricata la bacchetta. Molto bene. Punti per Tassaros. Ma non c'è divertimento senza un po' di sana e amica. Bene, sono d'accordo. Sfida, per favore. Ah, oh nice, c'era lei. Vieni. Tu sarai il blu come prima, mentre il blu. Signore, non mi deridere così. Sì, però guarda che violenta. Ti do il permesso, Michael, di deridermi se adesso perdo contro sta stronza.
Lei è cominciato molto bene, ammetto. Lei è cominciato molto, molto, molto bene. Molto bene. Fermati. Fermati, ostia! Ma è tipo bocce? Posso sbocciarla? Posso fargli... Madò! Ti prego, fermati! Dio mio, la fisica è tutta sbagliata, guardate la palla! Cioè, scrinnino, eh! È più giù che su! È chiaramente più giù che su! E c'è il pareggio. C'è il pareggio, come la mettiamo? Hai visto? Spoiler sì. Pareggio a campo dell'evocatore. C'era fatto per umiliarti la prima partita? Che ne dici se rendiamo tutto più interessante? Character design. Come il miglior giornalista che non ha fatto il tutorial di Cuphead. Che ridere quella roba lì, che ridere. Bastava un millisecondo in più. Faccio io, dai. Basta chiacchiere. E ora comunque mi fa troppo ridere Andrei Gustaccio, eh. Questo è il round decisivo. Sì, vabbè. Ti prego, prendila sui denti. To! Merda! Ah, c'è rimasta un po', hai visto. Vado. Ah, quella laggiù mi sta mirando. Ok, uno, due, vado. Sono molto triste. Sono molto triste. Sono molto triste. Sboccia! È persa. L'abbiamo persa. L'abbiamo persa. Guarda. Guarda. Andiamo a nasconderci. Veramente. Veramente adesso. Veramente. Va bene. Butto giù tutto. Tutto. No. Molto bene voi due. Molto bene. Non così vero. Non così vero. Non così vero, sono molto triste, molto deluso da me stesso. Meglio. Ben fatto. Hai preso bene. No, vai, guarda lì, guarda lì, guarda lì. No! Ci ho messo settimane per imparare bene accio. Quando mi sono trasferita, non ne imbroccavo una. Sì, adesso rispondiamo male. Beh, che dire? Che merda che siete, che merda. Così mi consoli. Sono molte le cose a cui devo arrivarmi. Che merda. Ricordo bene come mi sentivo quando sono arrivata. Mi sono trasferita qui da Ouagadou poco prima di iniziare il ritorno. A mia madre è stata offerta la cattedra di divinazione. Guarda che siete delle persone veramente orribili, comunque. Comunque le palle non le dovevi ingoiare tu, Luca. Martediti per culo a voce. Ma che persone siete? Ma che persone siete? Brutte persone. Che brutte persone. Ma si può? Brutte persone. Andiamo a parlare con... Come? È già così scontato per lui. Beh, non mi
aspettavo che la lezione sarebbe stata una gara all'aperto, signor. È vero, è vero, è vero. C'è nel fare ciò che è previsto. La signorina Unai è una strega capace. E poi sovente si impara di più dalle battaglie perse che da quelle vinte. Certamente, è stata una partita molto impegnativa. La signorina Unai è un'avversaria tenace. Anche se mi sembra un po' distratta ultimamente. La persone oneste. Ah, ora entra Gian, attenzione. Ci faccio caso. Presto ti contatterò per assegnarti un compito speciale. Lo sto ancora preparando. Va bene. Ehi, ciao. Sei il nuovo studente, vero? Ok. Faccio vedere un po' di cose. Ora, con le abilità che abbiamo preso, è possibile andare in giro per la scuola a raccogliere delle cose, tipo queste. Queste sono le pagine che volteggiano in giro, giuro che l'ho vista. Eccola lì, vedete? Conaccio, la prendete. Ma che divertimento! Allora resto un po', tipo per quel ragazzo che dimentica cosa. Era Albert Boot. Non è vero, era Basil Flack. Cribbio, questo sì che è un attacco, ma il dubbio resta per basso. Guardate i quadri dietro, che belli, che anche se si vedono poco, sono lì ma si muovono. Non è un problema, lei dice Boot, lui dice Flack, chi ha la ragione X suprema? Basta. Così rischiamo di finire in punizione. Oh, e comunque avete torto tutte e due. Era Espestus Gore. Non era Flack, ma siete tutti nei guai a causa del professor Black. Ma che casino ha fatto? Ma che casino ha fatto? Signore. Ma signore, adesso andiamo in giro a esplorare. Andiamo a fare, vediamo se c'è l'enigma, quello delle porte che dicevamo prima. Perfetto. C'era roba qui? Questi si sbloccano dopo con un altro potere. Questi sono scrigni particolari. Ecco, avrei preferito che le pagine si prendessero un po' meno facilmente, magari obbligandoti a mirare. Ma ci sta, sono talmente tante, Andrea, che a una certa rischiava veramente che ti rompevi le palle a fare sta roba. Serratura livello 1. Tocca farlo. Scendiamo. Dove stai? Era ancora più giù. Ah, qua ce n'era un altro che dopo ci insegnano. Ah, possiamo farla anche senza che ce l'abbiano insegnata? Ok, come funzionano queste? Voi trovate queste televisioni, questi schermi, questi vetri. C'è dentro un'immagine e voi dovete andare nella zona dell'immagine trovandola. E lì c'era una falena e la dovete portare a quel punto, esattamente in quel quadro lì. Ora, non abbiamo ancora fatto la missione che ce la insegna, ma la vedo già lì. Quindi vedi, in questo caso, opla. Una risorsa molto utile. Vedete che ho la falena che mi gira attorno. Bene, io l'ho raccolta. La portiamo giù e la schiaffiamo nel quadro. Prime volte mi cagavo addosso con le armature. Opla. Vedete, in questo caso ci dà qualcosa in cambio e opla. Il bello comunque è che qui un bug può sembrare una feature. È vero. Volevo trovare... Ah, eccolo qua. Dopo la roba bella è che in verità a un certo punto cominci proprio a esplorare, no? Quindi cominci a raccogliere cose. È un buon sistema di collezione, effettivamente. Anche questo? No. Questo? Non avete idea delle volte che ho spammato Revelio. Ok, forse giù... Forse qui? Qua c'è il troll, c'è il gargoyle che parla, vero? Non penso che il preside sia nel suo ufficio. Ma sarà nostra parente. Ecco. Di quanto lo disprezzi. Belli dei Teletubbies in cornice. Madonna, che brutta immagine. Ehi!
ce n'è un altro. Vedete, diventano veramente la caccia, tipo i Pokémon. Questa si fa con il Leviosa, vedete? Ci sono delle statue del genere, con Levioso. Però la cosa bella è che inizialmente queste cose non le sai, quindi devi veramente trovare il modo di applicare le magie nel modo più interessante possibile. Questa è stata veramente una buona, buona idea per me. Ah, sì, bene, allora qui sotto ce n'è una. Questa è quella che non sa risolvere quel tipo di enigma e che ti insegna a farlo. E calcola che le prime missioni sono quasi tutte fatte per insegnarti come risolvere gli enigmi. Quindi ci sono secondo me un 10 ore buone di accio. Anche questo te lo insegno in una missione. Eccolo qua, vedete, queste sono le porte che dicevamo prima. Ora, vedete le varie immagini? 0, 1, 2, 3, guardate, torna tutto 4, 5 fino al 9, no? Quindi ora abbiamo 11 più 2, quanto manca per arrivare a 21? Sono 13, quindi 8, quindi ragno, quindi sul punto di domanda troviamolo, che sarà qua sopra. Questo è il doppio punto di domanda, io volevo il singolo punto di domanda, era lì di fianco però. Singolo punto di domanda è ragno. Ok. Il secondo che cos'è? È 9 dell'idra più 5 delle zampe. 9 e 5 fa 14, 3 per arrivare a 17 e 3 è l'idra, la piccola idra. Quindi andiamo qua su, dove c'è la seconda. Ruota 1, 3, perfetto. Ora se torniamo giù, la porta si apre. Vedete? Questo era l'enigma che dicevamo di come si fa. Vedete, si trovano un po' di oggetti. Oggetti da esposizione, insomma, anche le cose un po' più avanzate. Più che altro perché non basta combattere per livellare, dura quando i giochi... sono d'accordo, sono pienamente d'accordo, Michael, con quello. Pienamente d'accordo. Ecco, una cosa che ho notato è che io non ho mai caricamenti dalle porte, probabilmente dato un SSD molto, molto veloce. Ah, questo è interessante. Noi, vedete, completando le varie sfide, si sbloccano poi determinati oggetti dell'inventario. Vedete? E che sono poi trovati all'interno dell'equipaggiamento. Nell'equipaggiamento si possono mettere le varie cose e io continuo a dire una delle cose per me migliori. Mettiamoci di tipo... Ok, d'accordo, occhi tondi. Bah, teniamoci questi. La cosa bella è che premendo quadrato ti fa scegliere il design. E quindi in verità tu mano a mano che trovi gli oggetti vai ad aggiungere elementi di design e ti puoi personalizzare il personaggio come vuoi, che non è una cosa scontata in verità, eh. Quindi io l'ho apprezzato veramente tanto. Tipo ora, vedete, gli metto il cappello, ma a me il cappello fa cagare perché sembra Paolo Villaggio. Quindi voglio tenere l'equipe del cappello, ma gli tolgo il cappello come design. Anche qui la sciarpa, va bene, una sciarpa generica, mi fa un po' cacare e io direi che ci mettiamo una sciarpa un pochino più bella, che era quella delle arti oscure. Anche qui, di base, c'hai ovviamente questo, è brutta, io metto di solito quella della casata che se collegate l'account col Wizarding World vi dà. Quindi sembra un po' da Quidditch, però è molto carina. Idem il sotto, anche in questo caso io mi tengo buona quella che mi viene data, però non mi fa così impazzire, quindi vado magari a mettere questa, più elegante, o magari, ecco, con G trendy questa. Ok, e quindi vi potete, vedete, personalizzare il personaggio a livello estetico, che per me è una cosa che il mondo di Harry Potter è bellissimo. E puoi vendere tutto liberamente, esatto. Quella è una cosa bellissima che sono contento abbiano messo e che per certi versi lo fa elevare anche a titoli come magari anche un The Witcher 3, dove chi l'ha giocato sa, ci devi passare per più di metà gioco vestito come un coglione. Questo è un brutto, perché The Witcher 3 è un cazzo di capolavoro, ovviamente. Però se avete giocato The Witcher 3 non potete dire che il vostro personaggio non si sia vestito per la maggior parte del tempo come un deficiente. Sì, esatto, solo che l'hanno reso subito disponibile. Questa è una cosa che mi è piaciuta veramente un sacco. Anche io ho caricamento le porte, ho un SSD da 7 GB. Vedete, quello è il bello, effettivamente, il bello di avere il PC potente, no? Immagino su Switch, vedi, è quello. Il gen sono molto più lunghi caricamenti, almeno che non mettono proprio geometrie meno complesse. Sono molto scettico, Andrea, di quella cosa lì. Sono molto, molto scettico. Che dobbiamo fare ora come missione? Dobbiamo andare a fare il duelli? La trasfigurazione cosa ci insegnava?
Ho avuto un'armatura che mi piaceva a 65 ore. Esatto. Esatto. E riguardo alla stanza, professoressa? Oh. Cosa, Tick? Forse puoi aiutare? Elemento narrativo che vi tornerà utile più avanti. Chiede scusa. Spero che le prime lezioni siano andate bene. Sì, professoressa. Così mi hanno riferito i colleghi Hecate e Ronen. Sembra che il professor Fig ti abbia insegnato diverse cose mentre esploravate delle rovine. Ricordo. Guardala come insiste la merda. Credo che ci sono molte cose che non mi hai detto sul tuo viaggio di arrivo. Molte cose. Siamo così. Non avete parlato dei miei studi? Continua no. Continua a essere reticente sui dettagli. Ha menzionato soltanto qualche incantesimo. Revelio, giusto? E Lumos? Esattamente, professoressa. Capisco. È come tirar fuori un sonetto da uno strillo. Va bene. In caso, devi continuare a lavorare su ciò che hai imparato. Pertanto ho chiesto ai colleghi di assegnarti degli incarichi in più per velocizzare i tuoi progressi. Ok. Datemi un secondo che sto facendo una cosa, sì. Perfetto. Ora vi riesco a rileggere. Moltifiche esteticamente sono state di merda. Esatto, esatto. Io ci guardo, ma chi la teneva? Vedi. Io di vestiti carini ne ho trovati, tranne i capelli e gli occhiali quasi tutti osceni. Vero. Io tolgo tutto. Paolo è riuscito a farsi una build a livello estetico molto gradevole, ma io non riesco. Mi sembrano tutti deficienti. E il signor Ollivander ti procurerà la bacchetta perfetta. A lezione hai usato con profitto una bacchetta prestata, ma scoprirai che con la tua potrai ottenere risultati nettamente superiori. Perfetto. Vado! Sono davvero impaziente di visitare il villaggio. Anche meno, però. Vorrei che lecca culo. Ah, ok. E da con Sebastian si va. Però cambio, perché di solito faccio sempre con Sebastian. Stavolta andiamo con Nazai. Ma che ansia! Natti. Vorrei andare con Natti. Ottima scelta. Nazai Onai è una studentessa molto talentuosa e conosce bene la zona. Perfetto. Ti guarderà le spalle, evitandoti sgraditi incontri con gli scagnozzi di Rookwood. Rookwood? Un losco figuro del posto. Losco. Meglio evitare lui e i suoi sodali. Come parlano? Braccio destro, Theophilus Harlow. Ah, bene. Con l'incarico del professor Ronen troverai la tua guida all'ingresso del castello. Non c'è tempo da perdere. Prima completi il tuo lavoro e prima potrai goderti una burro birra ai tre manici di scopa. Onesta. Perfetto, vediamo qua c'erano un sacco di robe ovviamente. Non c'erano oggetti qui da rivelare. Niente. Però possiamo sciacallare. Sciacalla. Va bene, io direi che possiamo arrivare a una fine in questo momento. Perfetto, direi che possiamo fermarci qui. Possiamo fermarci qui perché altrimenti uno, a parte che si va avanti all'infinito, nel senso che mi garba sempre un sacco come gioco, ma devo andare a chiudere una recensione proprio per Bad. Quindi ci aggiorneremo molto breve con la recensione dell'ultima puntata. Intanto aspetta, facciamo una magia, facciamo così. Posso anche magari fare una cosina giusto per salutarvi nel frattempo. Rimettiamo la musichetta più bassa. Perfetto. Vediamo se c'è. Yes. Dicevo, vado a scrivere la recensione dell'ultima puntata del Mistero dei Templari. Credo sia di una bruttezza come non mi capitava di vederne da un bel po'. Veramente molto brutta.
Veramente molto brutta, peccato perché a me le prime quattro sono piaciute, dalla quinta tracollo e non ci siamo più ripresi. Abbiamo dei momenti veramente, veramente, veramente brutti nell'ultima puntata. Veramente brutti. Però, vabbè, peccato. Ci voglio ancora credere, spero che possa risollevarsi alla fine come franchise. Lo merita. Lo merita e lo hanno dimostrato anche le prime quattro puntate di questa settimana. Di questa serie. Quindi, non lo so. Un po' un peccato. Va bene, ragazzi, super iper mega grazie per la compagnia, è sempre un piacere, noi ci vediamo sicuramente settimana prossima, abbiamo ovviamente i due appuntamenti sul canale di Watari Studio e abbiamo ovviamente l'appuntamento del venerdì sempre qui su Bad Taste. Ho appena avuto 12 annunci pubblicitari, non male. Madonna, arroganza questa roba qui, veramente ormai violentissima. E, no, stavamo salutando, ci vedete bene, non ti sei perso molto, dicevo, siamo in chiusura. E settimana prossima torniamo ovviamente a parlare di videogiochi, venerdì prossimo, sicuramente con qualcosa di più inerente magari a situazione, che ne so, The Last of Us, qualcosa di più aggiornato, non magari Hogwarts Legacy, anche se potrebbe essere interessante organizzare qualche altra live dedicata a Hogwarts Legacy. La verità è che io volevo correre dietro a The Last of Us serie TV e non solo non ho visto l'episodio 4 e l'episodio 5, che è il quinto main onda stasera, ma siamo molto indietro anche con il gioco, ragazzi, vi ricordo, siamo messi molto 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 indietro. Esatto, ci vediamo mercoledì sera, vi ricordo, per Ant-Man, ovviamente la prima all'Arcadia, al cinema Arcadia di Melzo. Sicuramente io e te, Guido, ci vediamo, quindi questo mi fa molto molto piacere. E basta, 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 basta. Statemi bene tutti quanti, veramente, grazie per la compagnia, è stato molto molto bello. Tanti baci, Luca, martedì alle 13, sei alla Comics? No? Che domanda troppo specifica, mi stai facendo venire l'ansia. Aspetta, fammi vedere, martedì? Febbraio? No! No! Martedì 14? No! Martedì 14 sarò probabilmente dal dentista, in verità, in quel momento lì. E no, come vi dicevo, prossima settimana abbiamo due appuntamenti, ovviamente i soliti sul canale di Watari Studio. Abbiamo l'appuntamento del venerdì, qui direttamente sul canale di Bad Taste, e l'Arcadia al cinema. Quindi questo è il programma. Ci vediamo ragazzi, tra l'altro adesso io arriverò cico cico, però forse una birretta riusciamo a bercela prima, e chi c'è scriva una volta che sei lì, usate il canale Discord che vi è stato spammato dal bot di Bad Taste, scrivete lì, organizziamoci, se siete lì ci si beve una roba insieme. Io andrò qui al Sark, vedi, ci sta, io ho grande amore per l'Arcadia di Melzo, e quindi via che si fanno 300 km per andare a vedere Ant-Man, che se è una merda mi ammazzo. Ma ne stanno parlando tutti molto bene, quindi in verità sono molto 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 contento. No, ok, ci sarà occasione però, ci sarà occasione, adesso vi bazzico un po' più giù, adesso febbraio è un po' così così, ma poi si torna un po' di più a scuola. Statemi